Buonasera a tutti, benvenuti a Brugherio in questa sala strapiena. Ci scusiamo con le persone in piedi, ma avete superato ogni nostra aspettativa e si vede che la fame di scienza è veramente infinita. Per cui siamo un po' dispiaciuti per chi è in piedi, ma molto contenti di questa serata che vogliamo fare all'interno di questa rassegna che abbiamo chiamato Scienza l'ultima frontiera. Siamo al secondo anno e questo è il secondo incontro. Chi c'era venerdì scorso con Pietro Greco ha fatto un viaggio di una trentina di secoli a chiedersi quando è iniziata la scienza, cioè quando l'uomo ha guardato il mondo chiedendosi in che lingua è scritto, lo voglio capire, lo voglio comprendere, come è fatto. E ci ha fatto un excursus veramente molto interessante. Questa sera ci facciamo un'altra domanda: ma quest'uomo che interroga il mondo, da dove viene? Da dove è arrivato? Chi siamo, da dove veniamo? Capite che è una domanda che l'umanità si fa da sempre. Però per molti secoli la risposta toccava a chi? Ai filosofi, alle religioni, a volte agli psicologi, spesso ai poeti, agli artisti. Finché 156 anni fa, era novembre mi sembra, Charles Darwin pubblicò un libro, L'origine delle specie. E da quel momento la ricerca su questa domanda, chi siamo, da dove veniamo, entra nel mondo della scienza, delle scienze naturali. E da quel momento la ricerca non si è più fermata. Salvo che questo cambio di prospettiva ha creato un certo disorientamento, nel senso che noi ci siamo sempre pensati superiori a tutti gli animali, vertice del creato. Ritrovarci affratellati a ogni forma di vita, persino una banana, al lievito, ai bonobo, non ne parliamo, 99% di condivisione di DNA, ci ha lasciato perplessi. E da quel momento in poi cosa è successo? Che nei laboratori di ricerca si sono fatti enormi passi in avanti, ma la divulgazione delle scoperte scientifiche purtroppo è rimasta lacunosa. Quelli che hanno i capelli bianchi come me ricorderanno le figure dei sussidiari delle elementari, in cui c'erano questi uomini preistorici, appunto cavernicoli, trogloditi, con la clava, spesso la donna tirata per i capelli, questo era l'immaginario, e ovviamente come se fosse la parte nascosta di noi, quando eravamo ancora animali, bruti, mentre adesso siamo diventati finalmente civilizzati, Homo sapiens. E quindi si è creata una specie di separazione tra il mondo della scienza, che fa cose incredibili. C'è un laboratorio a Trieste dove analizzano alla luce di sincrotrone un osso ioide di Neanderthal. Lo ioide credo sia più o meno da queste parti, e da questa analisi riescono a capire se e quali suoni poteva emettere un Neanderthal e quindi che tipo di linguaggio, di comunicazione, di vita sociale. Ma noi invece siamo rimasti probabilmente con una serie di immagini stereotipate, molto banali, con una serie di... così siamo rimasti un po' ignoranti. E si è ricreato appunto questo divario che questi incontri invece vogliono affrontare. L'altra volta chi c'era, ricordate, vi ho proposto quelle tre domande che un laboratorio di Observa fa per capire il tasso di alfabetizzazione scientifica. Non avevamo dato le risposte. Non ve le ripropongo, però vi pongo qualche domanda per sapere che idea voi avete della teoria dell'evoluzione. Cosa ne sapete? Cosa pensate di sapere di come noi Homo sapiens siamo nati? Per esempio, pensate che noi siamo la specie più evoluta del pianeta? Che siamo gli unici ad aver avuto intelligenza simbolica? Che siamo gli unici ad aver creato arte, musica? Oppure pensate che le specie si sono succedute una dopo l'altra, non abbiano mai convissuto? O vi immaginate che specie umane diverse abbiano avuto fenomeni di ibridazione? Queste domande ci fanno capire come questo mondo della ricerca, che è molto in fermento in questi anni, perché ogni tanto sui giornali sentiamo qualche notizia di nuove scoperte, salvo che viene data in modo sensazionalistico e spesso con frasi che a loro volta riproducono i vecchi stereotipi.
E allora questa sera noi dobbiamo invece cercare di orientarci un poco e di riconciliare questo noi pubblico, noi che non siamo scienziati di professione, e cercare di venire a sapere quali sono le cose che la scienza ha scoperto. E quindi abbiamo invitato una persona che non teme tutti questi interrogativi così pesanti: chi siamo, da dove veniamo, quali sono gli elementi che ci hanno resi umani. Cosa ha contato di più nella nostra storia? Ha contato di più il bipedismo o il volume del cervello? Tra l'altro, domanda, siamo la specie con il volume di cervello più grande? No. La durata della gravidanza, la dieta? Adesso va di moda nell'anno dell'Expo, no? Noi siamo quello che mangiamo, quindi siamo diventati quello che abbiamo mangiato, può darsi. O il linguaggio, la cooperazione, la scoperta del fuoco, la tecnologia, chissà che cosa ci ha resi umani. E cosa eravamo prima? Prima di dare la parola a Telmo Pivani, due parole sulla bibliografia che abbiamo distribuito, che è semplicemente una proposta di continuazione dell'approfondimento di queste tematiche in biblioteca. La biblioteca offre una serie di libri, di audiovisivi, di contenuti anche multimediali, e in questa bibliografia offriamo semplicemente un piccolo menu, una piccola proposta per ingolosirvi. E come l'altra volta citavamo Ipazia come ideale madrina dell'iniziativa, questa sera vorrei citare un altro personaggio, però non reale, un personaggio di un romanzo, addirittura di un romanzo per ragazzi che alcuni di voi conoscono, si chiama L'evoluzione di Calpurnia. Calpurnia è una ragazzina di 11 anni che viveva nel Texas di fine 800, una famiglia di 7 fratelli, lei è l'unica femmina. Qual è il suo destino? Cucinare, fare la calza, diventare una buona madre, una brava massaia. Ma lei va in biblioteca e chiede l'origine della specie di Darwin. La bibliotecaria, non ci facciamo una bella figura noi bibliotecari, si rifiuta categoricamente di consegnarle questo libro, ma lei invece lo scopre nella biblioteca del nonno e inizia un'avventura in cui la scoperta della scienza diventa il veicolo per diventare veramente una donna libera. Ora, naturalmente, questi continui accenni a donne scienziate e amanti della libertà, Elena, è del tutto casuale, ovviamente. In realtà è un piccolo omaggio a Elena Cattaneo, che ancora ringraziamo per l'aiuto che ci dà in questa organizzazione di queste serate. Basta così, la parola a Telmo Pivani. Non vi spiego chi è, lo ringraziamo, viene da Padova, all'università dove insegna. Se qualcuno è interessato al suo curriculum ve lo posso distribuire, ma credo che sia più interessati tutti a sentire che cosa da raccontarci stasera. Prego. Buonasera a tutti, grazie Armando per questa presentazione, questa ottima introduzione, grazie a tutti voi di essere qui così numerosi. Mi spiace tanto che alcuni di voi sono scomodi ai dati, e grazie a Elena per questo invito e per aver propiziato questo ciclo di incontri. Cercherò di alleviare le fatiche di quelli seduti più scomodi con un po' di immaginazione, nel senso che mi piacerebbe questa sera, con l'aiuto di qualche immagine che adesso poi verranno lanciate quando io farò dei segni, perché c'è questa regia questa sera, un viaggio nell'evoluzione umana. Ermano ha già introdotto tantissimi temi, io non sarò in grado di affrontarli tutti perché è possibile, dalla dieta alla dimensione del cervello. Però vorrei partire da un dato molto interessante, che è tipico di come funziona la scienza. Io vorrei raccontarvi una storia di scienza, nel senso dei contenuti della scienza di cui io mi occupo. Io lavoro nel Dipartimento di Biologia di Padova, ho fatto studi di filosofia della scienza, prima in fisica e poi in biologia, e mi occupo di evoluzione. In particolare aiuto gli scienziati, collaboro con gli scienziati nel fare i modelli, le filogenesi che vedrete fra poco, e nel fare mappe, vi farò vedere tante mappe questa sera. Il campo di studi di cui discutiamo oggi è però anche un bellissimo esempio del metodo scientifico, di come funziona la scienza, che è piena di sorprese ed è piena di modelli che cambiano. Allora adesso vi faccio vedere, per cominciare, giusto un assaggio, un po' di sconcerto sarà generato da quello che vi faccio vedere. Vi faccio vedere, prendendole quasi a caso, nell'ultimo anno soltanto di pubblicazioni scientifiche, solo nell'ultimo anno,
che cosa è successo nel mio campo di studi, l'evoluzione umana, con scoperte che hanno fatto giro del mondo, ne avrete sentito parlare sicuramente, e che proverò a mettere un po' insieme. Vai, vediamo. Allora, questo è il primo personaggio che vi presento, è nuovissimo, ne avrete sentito parlare, è stata annunciata la scoperta di questa nuova specie un mese fa. Ne avrete sentito parlare anche perché è stata fatta un'operazione di comunicazione notevole, conferenze stampa. Quando è stato annunciato, quando è uscito il giorno, era un giovedì, quando è uscito su una rivista scientifica la scoperta, già c'era pronta una voce di Wikipedia completa, lunghissima, segno che c'è stata tutta un'operazione di comunicazione dietro, ed è stato presentato al mondo Homo naledi, che è questo signore che vedete qua, alquanto misterioso, molto interessante, è una specie sudafricana, è stato trovato nelle grotte carsiche di Rising Stars, che è un complesso di grotte a nord-est di Johannesburg. Questo è lo scopritore, che si chiama Lee Berger, ed è uno dei grandi big leader oggi del mio settore, dove sta dando un bacetto a naledi e vi permette anche di vedere quali sono le proporzioni del cranio tra un Homo sapiens e naledi. Vedete che era piccolino, un cervello piccolo, all'incirca un terzo del nostro, e naledi ha fatto scalpore perché il ritrovamento di questa nuova specie umana, di cui ancora non sappiamo molto, è stato eccezionale. È venuto, se fai vedere la prossima, in un sito come questo. Vedete, sono queste grotte carsiche, e loro adesso con i GPS, con i satellitari, fanno la mappatura del territorio. Qua sono arrivati fino a questo punto, poi con molta difficoltà sono entrati in questa camera e si sono accorti, attraverso questo piccolo passaggio che vedete qua, che c'era un'altra camera qua sotto, e qui hanno trovato migliaia di ossa umane. Non era mai successo prima, migliaia e migliaia di ossa umane, più di 10.000 ne hanno tirate fuori adesso, e si pensa che ce ne siano altre 10.000 dentro qua. È un ritrovamento molto interessante perché noi non sappiamo come sono finite queste ossa umane qui, perché non sono cadute dentro dall'alto, non sono state portate lì dagli animali, come capita di solito in questi ritrovamenti, non li ha portati lì l'acqua, come è successo in un altro caso. E quindi l'unica dato, l'unica ipotesi, diciamo, che resta aperta, ma è ancora abbastanza controversa, è che siano stati portati lì dai loro simili, cioè che fosse sostanzialmente una sorta di civiltero antichissimo. Di questo naledi non sappiamo la datazione, quindi non sappiamo dove si colloca, e quindi io non lo metterò ancora dentro i miei modelli. Avete visto prima la sua fisionomia ricostruita? È un essere umano molto arcaico, no? Si capisce dal cervello piccolino, però aveva delle caratteristiche molto avanzate, era perfettamente bipede, camminava come noi sugli arti inferiori e stava su abbastanza bello dritto, non stava sbilanciato, quindi aveva una bella camminata. Aveva delle dita molto lunghe, ancora un po' curve, ma molto lunghe, quindi capacità di prensilità molto, molto notevole. E insomma, quello che vi sto dicendo adesso era che era un miscuglio, sostanzialmente, era un mix, era un mosaico di caratteristiche nuove, il bipedismo e alcune caratteristiche anatomiche, e tratti invece vecchi da scimmia, diciamo, o da scimmia antropomorfa per la precisione. Naledi era un ibrido perché poteva camminare negli spazi aperti, ma all'occorrenza aveva ancora degli ottimi adattamenti per l'arrampicata sugli alberi. E questo è un indizio che comincio a buttare lì, che potrebbe essere interessante anche per i modelli che studiamo noi. Essere ibridi vuol dire essere flessibili, vuol dire che tu sei capace di esplorare una nuova nicchia ecologica, camminare negli spazi aperti, conquistare le praterie, diventare le scimmie di praterie, come ho detto una volta Jan Tattesall, però prudentemente, ancora per un po', ti tieni gli adattamenti della vecchia nicchia ecologica, cioè stare sugli alberi e muoversi sugli alberi. Un'altra scoperta, vai, vi faccio vedere. Questo è un altro signore, questo è sempre Lee Berger, che è venuto a Roma. Abbiamo fatto una bellissima iniziativa per celebrare quest'altra scoperta. Questo è un australopitecina, si chiama Sediba. È bellissima, è una scoperta anche questa fantastica. Ho trovato un sito molto simile e anche abbastanza vicino a quello che vi ho fatto vedere prima. Quello di prima, vedete, è stato chiamato Homo perché si pensa che facesse già parte del nostro genere, genere Homo, no? Che è il nostro raggruppamento tassonomico. Questo invece era un pochino più arcaico, aveva delle caratteristiche un pochino più antiche, e quindi gli hanno dato il nome di Australopithecus, cioè faceva parte dell'Australopithecina, che era il gruppo un pochino più vecchio del nostro, dal quale noi siamo provenuti sicuramente. Quindi è l'insieme di tutte quelle
specie, e da una di queste specie noi siamo venuti fuori, è venuto fuori il genere Homo. Perché è sorprendente questa scoperta, che è stata fatta anche questa poco tempo fa, è stata confermata da poco? Perché il Sediba, che vedete qua, è molto giovane, è vissuto meno di 2 milioni di anni fa in Africa, in Sudafrica. E se voi ricordate un po' le date che avete studiato a scuola, vuol dire che sostanzialmente questa australopitecina è vissuta molto tempo dopo l'esistenza e addirittura l'estinzione di tante forme del genere Homo. Sembra il mondo alla rovescia, è abbastanza sorprendente. Questa è, ve lo ripeto, un'australopitecina che è vissuta molto tempo dopo diverse specie del genere Homo. Come diavolo è possibile questa cosa? Cos'è? L'evoluzione è andata indietro? No, non è andata indietro, vi farò vedere fra poco come pensiamo che siano andate le cose. Vai! Altra scoperta qui, anche questa è recentissima e sto parlando soltanto dell'ultimo anno, ed è un'altra di quelle scoperte che cambiano i manuali scolastici. A scuola hanno insegnato a voi e anche ai nostri figli che gli strumenti, gli utensili di pietra nascono con il genere Homo all'incirca poco meno di 2 milioni di anni fa, si chiamavano il Duvaiano e sono quei famosi chopper, no, che avete visto tutti, quelle pietre scheggiate solo da una parte, eccetera eccetera. Beh, non è vero, non è vero, perché molto tempo prima, 3,3 milioni di anni fa per la precisione, in Africa c'era già gente, e non sappiamo chi fossero, che erano capaci di produrre strumenti di pietra e anche abbastanza ben articolati. Questa è una scoperta notevole, è stata fatta, vedete, nella parte occidentale del lago Turkana, che è una zona molto importante per l'origine del genere Homo, e ha molto molto tempo, proviene da molto tempo prima della nascita del genere Homo. Quindi grande punto di domanda. Vuol dire che in Africa in quel periodo c'era qualcuno, e che non era ancora Homo, che era capace di fare strumenti di pietra. Quindi quello che abbiamo studiato a scuola, che Homo habilis si chiama così perché aveva imparato a usare gli strumenti, non è vero. C'era un sacco di gente prima che aveva già imparato a usare gli strumenti di pietra. Vai, ve li faccio vedere, vedete, molto diversificati tra di loro. Sono naturalmente arcaici, non aspettiamoci cose molto sofisticate, però ci sono delle punte, ci sono delle schegge, ci sono dei chopper, insomma una industria litica fatta da una mente sconosciuta. Non sappiamo chi sia stato, abbiamo sospettato che è il keniantropo, ma a parte questo non sappiamo esattamente chi l'ha fatta. Però anche questo apre scenari nuovi. Vai! Questa è un'altra scoperta bellissima, anche questa molto recente, vedete, è un Nature, questo di ottobre 2014, un anno esatto fa. E questa è molto bella, anche questa riscrive un pezzetto di quello che abbiamo studiato a scuola. Tutti voi avete studiato a scuola che l'arte rupestre, la capacità di fare dipinti con ocra e vari altri pigmenti e incisioni, e poi di fare questa cosa strana, particolare, di prendere la propria mano e fare un'impronta in negativo, che noi pensiamo sia la prima firma dell'umanità, cioè vuol dire lì c'è un essere umano che dopo aver fatto questa cosa dice io l'ho fatta questa cosa qua. E sempre quando ci sono queste mani ci sono anche mani di bambini, di mani di cuccioli, vuol dire che anche il bambino aveva visto questa cosa, voleva anche lui mettere la sua firma. Noi abbiamo studiato tutti a scuola che questo comportamento, e così mi avvicino alla domanda che Ermanno mi ha chiesto per stasera, che è difficilissima, no? Che cosa rende noi esseri umani diversi da tutti gli altri, che cosa ci rende unici, cosa ci rende umani? Beh, sicuramente avere un comportamento di questo tipo che si chiama intelligenza simbolica, quindi imparare a trattare gli oggetti, a manipolare, in questo caso pareti di roccia, per dare un significato, o anche il proprio corpo, per dare un significato simbolico, un messaggio simbolico. Noi abbiamo sempre pensato fosse nato in Europa tutto questo, Lascaux, Chauvet, Altamira, tutti noi abbiamo studiato questi meravigliosi esempi di arte rupestre, quindi Europa all'incirca 30-35 mila anni fa, questo è quello che abbiamo studiato a partire da quel periodo lì. Bene, su Nature invece impariamo che l'arte rupestre c'era già, vedete, molto tempo prima, 40.000 anni fa, una popolazione antichissima, ed è da tutt'altra parte rispetto all'Europa. Qui siamo a Sulawesi, siamo in Indonesia, siamo nell'estremo oriente, su un'isola tra l'altro, che è sempre stata un'isola, non è che c'erano ponti di terra intermedi, e qui c'era gente che 40.000 anni fa, sicuramente Homo sapiens, lo sappiamo di sicuro, ma da tutt'altra parte rispetto all'Europa faceva pittura rupestre. Allora qui avete un altro tassello fondamentale della nostra storia evolutiva che viene a essere rivisto profondamente. Questa è la scienza
mai essere sicuri di avere per le mani il modello definitivo. Noi oggi stiamo rivedendo il modello che usavamo anche solo 10-15 anni fa, in un modo radicale. Adesso ve lo faccio vedere, vi introduco in questo viaggio, e in questo viaggio spero possiate mettere a posto le tessere di questo puzzle che vi ho fatto vedere qui. Io sono abbastanza contento di queste scoperte perché sono una conferma del modello su quale stiamo lavorando da diversi anni, in particolare questo che vedete qua. Qui la domanda ovviamente intrigante è: ma chi erano questi qua? E cosa ci facevano sulla Wesi? Già 40.000 anni fa, da dove venivano soprattutto? Da dove sono saltati fuori questi esseri umani? Perché proprio lì? E questo tipo di domande vi fa capire una cosa importante che sottolineerò anche nei prossimi casi, che è già una prima chiave di lettura che vi do. Noi nel ricostruire l'evoluzione umana fino ad oggi abbiamo dato molta importanza alla dimensione temporale, come era ovvio che fosse. L'evoluzione è una grande storia che avviene nel tempo ed è un cambiamento di morfologie, di specie, l'abbiamo studiato tutti nel tempo. Benissimo, non voglio mettere in discussione questo. Però ci siamo dimenticati l'altro lato dell'evoluzione. L'evoluzione lavora su due assi fondamentali. Uno è il tempo, lo scorrere del tempo, le genealogie, le filogenesi, il cambiamento nel tempo. Ma poi c'è una dimensione che abbiamo sottovalutata moltissimo, che è lo spazio. L'evoluzione è un gioco che avviene nello spazio fisico, geografico. Le migrazioni, questa è una parola chiave che vi proporrò per questa sera, sono una chiave di lettura fondamentale per spiegare molte di queste scoperte apparentemente misteriose. Le migrazioni, cioè lo spostamento delle popolazioni umane nello spazio fisico-geografico. Vi farò vedere, anticipo questa cosa, che noi siamo, qualsiasi riferimento all'attualità è puramente casuale, noi siamo migranti da circa 2 milioni di anni e non abbiamo mai smesso di muoverci, e queste migrazioni, questo continuo spostamento nello spazio biogeografico, come si dice, è il segreto per spiegare molte di queste scoperte. Vai, cominciamo naturalmente dal mettere in discussione un po' di stereotipi. Questo Ermanno già lo ha spiegato molto bene. Se voi andate su Google, Google Immagini, e cliccate Human Evolution, fatelo questa sera o domani, l'ultima volta che l'ho fatto sono venuti fuori più di 40.000 immagini diverse tra di loro, ma tutte con questo schema. Human Evolution per noi nell'immaginario collettivo, nell'immaginario della rete, dei giornali, dei media, purtroppo vuol dire ancora questo. Human Evolution, noi pensiamo che sia una storia, voi siete quelli là a destra che hanno deciso stasera di venire a sentire una conferenza sull'evoluzione umana, un unico percorso con una sola specie per volta, con la specie che viene dopo che sostituisce la specie precedente. Vai, che ci sono un po' di esempi, questi che vi faccio vedere, vai, scorri pure. Usato ovviamente per le pubblicità, per tutto sostanzialmente. 3 anni fa, quando sono arrivato a Padova, il sindaco di Padova di allora, Flavio Zanonato, molto orgoglioso, insomma, ci siamo incontrati in un'occasione, dice: sai, noi qui a Padova abbiamo intitolato un ponte, è un ponte che c'è nella periferia di Padova, il ponte Darwin. Dice: ah, fantastico, bravissimo, bellissima questa Padova. Vado a vedere questo ponte Darwin, il sindaco mi dice, e poi sul ponte abbiamo messo una bellissima immagine dell'evoluzione, vedrai. Vado a vederla ed era praticamente l'immagine sempre dello scimmione che diventa sempre più umano e che poi diventa Homo sapiens. E gli ho detto: sindaco, ma non potete scegliere un'immagine giusta dell'evoluzione? L'albero della vita che è così bello, l'albero di Darwin? No, ancora una volta sempre l'immagine dell'anello mancante, no? Perché poi un'altra metafora che torna sempre sbagliatissima, che torna sempre fuori quando si parla di evoluzione, ma nell'anello mancante, scoperto l'anello mancante. E fateci caso, scoperto l'anello mancante presuppone che l'evoluzione sia una catena lineare di anelli, uno dietro l'altro, e che il nostro mestiere sia quello di trovare l'anello che manca in questa catena. Quello che voglio farvi vedere stasera è che l'evoluzione non è una catena, non è una scala a pioli, non è una marcia di progresso, è una cosa completamente diversa. Vai pure, che c'ho l'esempio. Questo è quello che a me piace di più in assoluto, che è quello che è stato scelto disegnato da Matt Groening, che è il disegnatore dei Simpson, che è un grande esperto di scienza, ne sa tanto, e infatti spesso nei Simpson ci sono parodie del dibattito scientifici molto intelligenti, molto ben fatte, e qui l'evoluzione culmina inevitabilmente in Homer Sapiens. Vai pure. Questa invece è la slide che usava sempre il mio maestro, il mio tutor di dottorato, il mio maestro, che è Stephen Jay Gould, che è stato un grande evoluzionista, paleontologo, purtroppo scomparso troppo giovane,
nel 2002. E Steve J. Gould usava sempre questa immagine, lui piaceva molto quella in alto a destra che uscì negli anni 70 su una rivista femminista, che è bellissima perché è una vignetta molto arrabbiata su questa rivista, cioè l'evoluzione umana progressiva e quella della donna invece un'evoluzione molto stabile nel tempo. E lui diceva una cosa sempre interessante quando faceva vedere questa immagine, diceva guardatela bene questa immagine perché sarà difficile liberarcene, perché è un'immagine che ci piace un sacco. Piace un sacco alla mente umana. Piace un sacco alla mente umana sperare di essere i figli di una storia così. Ed è abbastanza evidente, no? Che è molto consolante l'idea di essere l'ultimo tassello, l'ultimo apice, l'ultimo gradino di una grande scala di progresso, che in questa immagine sembra quasi che non potesse andare diversamente, no? Una marcia inevitabile che doveva condurre a noi. E è particolarmente importante questa immagine perché riguarda noi. La scienza di cui parliamo questa sera è una scienza che tratta della nostre origini, e quindi è una situazione particolare. Noi, Homo sapiens, che siamo figli di questa storia, la raccontiamo e ce la raccontiamo, e quindi stiamo parlando della nostra origine, e quindi un certo narcisismo è sempre dietro l'angolo, no? E il fatto che noi abbiamo, come è stato dimostrato da molti studi di psicologia cognitiva e sperimentale, abbiamo delle menti teleologiche. A noi piacciono le storie lineari, quelle che vanno a finire bene, quelle dove c'era sempre, dove c'era una causa finale fin dall'inizio. E questo si applica molto bene anche alla storia della paleoantropologia. Una studiosa di letteratura, qualche anno fa, ha fatto un lavoro molto interessante, ha preso tutta la letteratura scientifica, i libri, i grandi saggi scientifici sull'evoluzione umana, fino da 10 anni fa indietro, e ci ha applicato l'analisi strutturalista, no? Sapete, la morfologia della fiaba, la fiaba dell'eroe, la fiaba. Ed è venuto fuori che quasi tutti i libri dell'evoluzione umana hanno intrinsecamente questa visione dell'eroe, no? C'è un eroe, un antenato che poi evolve, supera delle prove, ha un'iniziazione e poi diventa Homo sapiens moderno, questa narrazione. Io vi farò vedere una narrazione diversa, vai. Ed è una narrazione evoluzionistica, appunto, nel senso che, e questo è abbastanza strano, mi piacerebbe invitarvi a riflettere su questo, quando nasce la prima idea evoluzionistica e anche il primo disegno dell'evoluzione, è fatto così. Questo è un momento fondamentale nella storia della scienza, siamo nel luglio del 1837, quindi tanto tempo fa, 1837, e c'è un ragazzo, perché c'è un naturalista che non ha ancora 30 anni, che è appena tornato da un viaggio affascinante, bellissimo, in giro per il mondo, durato 5 anni, il viaggio del Beagle, avete capito di chi sto parlando, è Charles Darwin. Un giovanissimo Darwin torna dal viaggio nel 36, nell'autunno del 36, e prende questa decisione interessante, anziché condividere pubblicamente le sue osservazioni naturalistiche, decide di raccontarle in una serie di diari segreti che poi terrà chiusi in un cassetto per tutta la vita. Questo ragazzo pubblicherà poi l'origine delle specie quando ha 50 anni, una cosa che non si ricorda mai, no? Darwin pubblica l'origine a 50 anni, nel 59. E qui siamo 20-25 anni prima, siamo nel 37, 22 anni prima quantomeno. In questi taccuini segreti lui fa tutta una serie di osservazioni, di riflessioni geologiche, botaniche, di vario tipo, e a un certo punto, suggestionato da alcune analogie che lui riesce a fare tra come sono distribuiti gli animali nello spazio geografico, poi li mette insieme con i dati fossili e così via, una mattina di luglio, poi il bello di questi taccuini è che lui era meticoloso, si segna la data di quando ha scritto le cose, una mattina di luglio si sveglia e scrive I think, io penso che, e fa un disegno. E questo è un disegno rivoluzionario, perché fa un disegno in cui c'è un uno, che è un antenato comune, poi vedete che ci sono queste ramificazioni, lui lo chiama Tree of Life, l'albero della vita, che è una metafora antichissima, non è darwiniana, è una metafora che lui riprende, e vedete c'è un antenato comune, poi ci sono le ramificazioni, alcuni rami vedete che proseguono, altri invece sono interrotti da una stanghetta, vuol dire che questi sono rami che si sono fermati, sono estinti, quindi sono specie che si sono diversificate e poi sono finite, e altri invece stanno proseguendo. Questo ha un grande successo, si diversifica ulteriormente, eccetera, eccetera. E poi lui dice una cosa geniale a quel tempo, perché era veramente molto difficile riuscire proprio a dire una cosa del genere, dice, se ho capito bene,
Vuol dire che tutti gli esseri viventi sulla Terra sono legati tra di loro da un legame di parentela, tutti, senza eccezione, dall'ultimo batterio alla pianta, gli animali, i funghi, tutti quanti. Basta andare indietro sufficientemente nel tempo. Allora lui dice, per esempio, se io prendo A e B, che sono due specie molto diverse tra di loro, morfologicamente, Darwin aveva soltanto dati morfologici, sono molto diverse tra di loro, se io quantifico quanto sono diverse, perché sono così diverse? Perché se io parto da una, vado indietro, trovo lo snodo da cui sono nate tutte e due molto indietro nel tempo. Questo è il punto in cui A e B hanno avuto un antenato comune, poi la storia di quella che poi diventerà la A va di qui e la storia della B va di là. Hanno avuto un nonno, per intenderci, molto vecchio, molto antico. A e B sono cugini alla lontana, sono tutti cugini, ma molto alla lontana. Poi Darwin dice, se invece prendo B e C, che sono là in alto, e vado indietro, vedo che il punto da cui si sono divaricati, il loro nonno, è molto più vicino nel tempo, è molto più in su. Quelli sono due cugini primi. E dice, B e C potrebbero essere, per esempio, Homo sapiens e lo scimpanzé, B e A, giù in fondo, potrebbero essere un Homo sapiens e un coniglio o un roditore. Sono tutti mammiferi, mettiamo che siamo nell'albero dei mammiferi, ma con i roditori siamo meno imparentati e con gli scimpanzé invece molto più imparentati. Questa cosa qua è straordinaria perché ancora oggi noi usiamo questo metodo qua, distanza morfologica e distanza genetica, per misurare quando è vissuto il nostro antenato comune. Siamo, per dirla in modo semplice, cugini di tutti gli esseri viventi, cugini di primo grado degli scimpanzé, di secondo dei gorilla, di terzo degli oranghi, di quarto dei gibboni, di quinto, di sesto, di settimo, alla N di tutti quanti. Quindi vuol dire, per esempio, che noi non discendiamo dalle scimmie attuali, no? Errore classico che si fa sempre. Noi non discendiamo dalle scimmie che noi stiamo osservando adesso nel mondo. Quando voi guardate negli occhi uno scimpanzé allo zoo, al bioparco, non state guardando vostro nonno, state guardando vostro cugino. E cosa avete in comune con vostro cugino? Un nonno. Quindi tu stai guardando una specie che ha avuto una sua storia diversa dalla tua, ma tu hai in comune con lei il fatto che avete avuto uno snodo in comune. Allora, questa immagine, questa idea molto semplice, che è l'idea fondamentale dell'evoluzione, il Tree of Life, vedete che è un'immagine completamente diversa da quella di prima. Non è un'immagine lineare, è un'immagine ad albero, cioè un'immagine, si dice tecnicamente, branching, cioè ramificante. Ciascuno di questi è un ramo che si diversifica. È una storia di diversità. Allora, se mi mandi la prossima, adesso vi faccio vedere quanto è stata feconda un secolo e mezzo dopo, è passato un sacco di tempo, anzi ben più di un secolo e mezzo se prendiamo il 37, però prendiamo l'origine delle specie, un secolo e mezzo dopo, come diceva Armando prima, guardate, questo è un Science di qualche anno fa, di 5 anni fa, 2010, un bellissimo lavoro, il cui titolo è Apes, cioè grandi scimmie, in mezzo ai rami intrecciati delle origini umane. Già il titolo del paper è molto bello, tutto al plurale, scimmie antropomorfe in mezzo ai rami intrecciati delle origini plurale umane, tutto al plurale. Perché tutto al plurale? Perché questo è il nostro albero, anzi per la precisione è il nostro cespuglio, perché oggi si chiama così, ma il cespuglio. E com'è che si legge? Esattamente come ci ha insegnato Darwin. Noi siamo qui, noi siamo Homo, siamo il genere Homo, vado indietro nel tempo e mano a mano che vado indietro nel tempo incontro dei nodi. Questo per esempio è il nodo dove è vissuto l'antenato comune tra noi e Pan, che sono gli scimpanzé. Poi vado indietro ancora un pochino, trovo il nodo che mette insieme esseri umani, scimpanzé, gorilla, e poi vado indietro ancora tanto, qui c'è lo snodo con gli oranghi, qua c'è lo snodo con i gibboni, eccetera, eccetera. Siamo cugini di tutti gli esseri viventi. Il tempo scorre da sinistra verso destra, quei numerini che vedete in alto è il tempo, sono i milioni di anni che scorrono. E queste stanghette sono i fossili, le datazioni dei fossili che abbiamo trovato di tutti questi generi. Vedete che un sacco di generi non ci sono più, sono i caduti sul terreno, sono gli estinti dell'evoluzione. Se contate soltanto gli ultimi 20 milioni di anni, vedete che la stragrande maggioranza di questi rami non c'è più. E se tiro una linea allo zero, che è il 2015, incontro gorilla, scimpanzé, esseri umani, oranghi in Asia e gibboni. Quindi, se tiro la linea in fondo, trovo gli ultimi ramoscelli di tutto questo cespuglio che si è ramificato. Se volete un'altra metafora per capirlo, immaginate di un corallo che sale. Il corallo tu lo osservi solo nell'ultimo strato, quella è la biodiversità attuale. Ma sotto c'è tutta questa storia di ramificazioni, di parentele tra tutti gli esseri viventi.
Pensate che la biodiversità attuale, che si calcola sia tra le 2 e i 5 milioni di esseri viventi oggi sulla Terra, che noi stiamo abbondantemente estinguendo, peraltro ormai più del 30% della biodiversità è estinta dagli esseri umani, ma quei 2-5 milioni di viventi oggi attualmente sulla Terra si è calcolato che sono circa il 3% di tutti quelli che sono vissuti sulla Terra, il che vuol dire che il 97% della vita è già estinta e fa parte di questo cespuglio antico, di queste ramificazioni antiche. E noi Homo siamo una specie dentro questa biodiversità, in questo cespuglio. Lì vi ho messo delle foto dei nostri cugini più stretti. Allora adesso, per farvi capire anche il senso, ci arrivo con questo viaggio, non preoccupatevi, delle scoperte che vi ho fatto vedere prima, andiamo a zoom, cioè adesso togliamo tutti questi ramoscelli che non ci interessano più e ci concentriamo soltanto in questa parte dello schema. Quindi da qui in poi togliamo tutto, gli scimpanzé via, quelli che poi diventano i scimpanzé via, prendiamo soltanto da qua in poi, vai? Ecco, se io faccio un ingrandimento, adesso abbiamo fatto uno zoom, no? Prendiamo soltanto quella zona lì, quella parte lì. E questi sono i modelli che costruisco io. Queste immagini che vi faccio vedere da qui in poi sono state fatte dalla Di Agostini a Novara, dall'Istituto Geografico Di Agostini, sono bravissimi, sono dei cartografi formidabili. Allora, qui il tempo scorre dal basso verso l'alto, là, a differenza di quello di prima. Qui quello di prima era uno schema di 20 milioni di anni, adesso ci siamo ridotti a 6. E adesso andremo a larghe falcate, ridurremo sempre di più finché arriveremo ad Homo sapiens, vedrete. Non ci vuole tantissimo. E poi salto comunque un sacco di dettagli. Questa è una storia durata 6 milioni di anni, ok? E quindi avete queste strisce che vedete qua, sono dei momenti del tempo. Quindi, non so, questo è un momento del tempo in cui tu puoi studiare quelli che c'erano in quel momento lì. E qua notate una cosa subito. Questo è Ian Tapper, all'American Museum di New York, è stato uno dei primi a proporre questo modello a cespuglio, si chiama filogenesi ramificata. Ciascuna di queste palline è una specie, qui non siamo più soltanto nei generi, ma vediamo anche le specie. Questa è la famosa Lucy, che abbiamo studiato tutti a scuola, che se ne sta qui bella in mezzo, qui al centro delle australopitecine. Questo è il Sediba, che vi ho fatto vedere prima, che vedete che è un'australopitecina molto recente, che è vissuta, vedete, ha superato i 2 milioni di anni, e quindi è molto più recente. Questo è l'Africanus, questo è il Kenyanthropus, che pensiamo sia quello che ha fatto quegli strumenti litici che vi ho fatto vedere prima 3,3 milioni di anni fa. Quelli là sulla destra sono i Paranthropi, che sono un genere che non ha avuto seguito, vedete che si sono estinti tutti. Vedete anche qui quante specie sono vissute. Queste non sappiamo neanche come chiamarle, umane, quasi umane, preumane, il linguaggio qui non funziona tanto bene. Chiamiamole umane per intenderci, le specie umane e preumane qui sono più di 20, quelle che abbiamo nominato adesso. E vedete che in questo schema non c'è ancora Homo naledi. Perché non c'è ancora? Perché non abbiamo la datazione. Finché non c'è la datazione sicura non sappiamo dove piazzarlo qui, no? Anche se vi posso già dire in anteprima che Homo naledi dovrebbe essere qui, ok? All'incirca 2.4 milioni di anni fa. Quelle stanghette che vedete in violetto, blu, là sopra, sono il genere Homo, sono quelli più simili a noi. Questo è l'Homo ergaster, che è probabilmente è stato molto importante nella nostra storia, questo è l'Homo habilis, quella lunghissima stanghetta che vedete a sinistra è l'Homo erectus, che non era un nostro antenato, altra cosa che c'era scritta su tutti i libri di scuola, ma non è vero. L'Homo erectus è una specie asiatica, che è nato in Asia e poi è rimasto in Asia, quindi non è nato in Africa, quindi vuol dire che noi, che se invece siamo africani, siamo cugini suoi, ma non suoi stretti discendenti. Poi il tempo scorre, vi avvicinate verso il presente e scoprite una cosa abbastanza sensazionale. Noi abbiamo fatto fatica ad accettarla, la stessa comunità scientifica ci ha messo un po' ad accettarla, e che Ermanno, alla quale accennava prima Ermanno. Se voi partite dall'ultima stanghetta là in alto, c'è scritto oggi, 2015. Allora, se tirate la linea al 2015, l'unica stanghetta che incontrate è Homo sapiens, perché noi oggi siamo gli unici umani sulla Terra, non ci sono altre specie umane in circolazione. Ma se voi andate indietro da quell'oggi, un'unghia, proprio niente, andate indietro 50.000 anni, che sembrano tanti, ma nell'evoluzione 50.000 anni sono poco più di uno strato geologico, quindi poco più di un'unità di tempo che usiamo noi. Andate indietro 50, se volete proprio essere sicuri, 100.000 anni, tirate la linea e vedete che incontrate noi sapiens e 1, 2, 3, 4, 5,
4, forse 5 altre stanghette. In pratica si scopre che Homo sapiens, che ho cerchiato là in alto, noi siamo quel ramoscello là in alto, fino a pochissimo tempo fa è convissuto con altre specie umane. Se un extraterrestre fosse caduto sulla Terra 100.000 anni fa e si fosse messo a girare per il mondo, in Africa, in Asia principalmente, avrebbe incontrato 5 modi diversi di essere umani. Questa è una scoperta abbastanza, come dire, sconvolgente. Perché sconvolgente? Perché noi avevamo sempre dato per scontato di essere gli unici umani sulla Terra. E alla luce di quella visione progressionista che vi ho fatto vedere prima, era scontato, era ovvio. Poi è caduta, ci siamo accorti che c'erano molte ramificazioni antiche. Guardate per esempio questa zona centrale qui del cespuglio, quante specie ci sono. 2 milioni di anni fa, che è questa linea qua, se quell'extraterrestre fosse caduto sulla Terra, si stima che avrebbe incontrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, forse 9 specie umane contemporaneamente. 9. Tutte insieme. Spesso negli stessi territori, tra l'altro, quindi condividendo gli stessi territori. Ma 100.000 anni fa nessuno si aspettava di trovare una diversità di questo tipo. Quindi qua il grande punto di domanda che c'è dietro questo schema, mandami pure la prossima, dove vedete tra l'altro la... si è perso il nostro regista, si è addormentato un attimo, questo è preoccupante. Qua vi faccio solo vedere per analogia quanto è simile il modello darwiniano originale con il cespuglio in particolare dell'umanità che abbiamo noi. Quindi sostanzialmente quello che adesso abbiamo fatto, con molto ritardo, anche perché non avevamo dati sufficienti prima, è finalmente di ricostruire la nostra storia umana come tutte le normali storie evolutive, cioè cespugli, rami, ramificazioni. La domanda però, il punto di domanda che si apre qua è ancora più radicale, cioè, ed è quello di cui ci occupiamo noi anche a Padova, con altri gruppi in giro per il mondo, perché la nostra filogenesi, no? Questa è la filogenesi, è lo studio delle relazioni di parentela tra, in questo caso, umane. Perché il nostro cespuglio, la nostra filogenesi è così ricca di specie? Non è una cosa che succede proprio sempre, tantissime sono. Aspetta un attimo, torna a cosa è successo, adesso mi ha frainteso. Sono tantissime perché in questa zona centrale in particolare ci sono tantissimi rami e poi ci sono tantissimi ramoscelli anche là in alto. Tanto per farmi capire in modo semplice, gli scimpanzé, che pure hanno avuto una loro storia gloriosa, per carità, non hanno assolutamente fatto una roba del genere. Gli scimpanzé a malapena hanno prodotto 3 specie, forse 4, ma non di più. I bonobo attuali, gli scimpanzé maggiori attuali, che sono sopravvissuti ancora, e se andate indietro nel loro cespuglio fino a 6 milioni di anni fa, ne trovate un'altra, forse altre 2, basta. Quindi è una storia completamente diversa dalla nostra. Eppure sono geneticamente molto simili a noi, non sapete che la differenza è di 1.4, 1.5, insomma, siamo veramente cugini stretti. Eppure abbiamo avuto 2 storie genetiche, morfologiche e soprattutto ecologiche completamente diverse. Noi abbiamo prodotto di tutto. Abbiamo sperimentato morfologie le più diverse. Queste sono le prime forme bipedi, ciascuna bipede a modo suo. Queste sono le prime forme bipedi complete come Lucy. E il genere Homo sono le prime forme in cui comincia a crescere il cervello, comincia a diventare grande. Tra l'altro una cosa interessante, più di 2/3 di questa storia è andata avanti con un cervello di 400 centimetri cubici, come quello di uno scimpanzé. Quindi sicuramente noi non dobbiamo la nostra differenziazione dal resto della natura al nostro grande cervello, perché il nostro cervello è cominciato a crescere molto tardi, a partire da circa 2.3 milioni di anni fa. E ci eravamo separati da tutti gli altri 6-7 milioni di anni fa, lo sappiamo con molta precisione grazie alle molecole. Perché così tante specie? E questo è quello a cui cerchiamo di rispondere noi, e la risposta, adesso vai pure, la risposta sta, questo è solo brevemente, questo è un Nature, anche questo molto recente, è la scoperta che il genere Homo è nato forse un pochino prima di come si pensasse, a 2.8, ve la voglio fare solo vedere perché non è chiarissima come quella che vi ho fatto vedere prima, però vedete che su Nature, anche qui, il tempo scorre in questa chart, ok? Da sinistra verso destra, i colori indicano i vari generi, e vedete che ci sono periodi in cui avete tante strisce che si sovrappongono, che sono quelle convivenze di specie. Tante specie diverse che convivono nello stesso territorio. Perché? Vai pure avanti. Allora, la risposta a questo perché sta dentro una mappa. Ecco perché vi dicevo all'inizio, voglio farvi vedere tante mappe geografiche.
E queste sono quelle fatte dall'Istituto Geografico di Agostini a Novara qualche anno fa, sono particolari perché sono le prime mappe mai fatte con le paleocoste anche. Notate queste linee di costa avanzate, un po' più chiare? Quelle sono le paleocoste, sono state calcolate con molta precisione. Perché, voi sapete, all'incirca a partire da 2,5 milioni di anni fa inizia il Pleistocene, inizia l'età delle glaciazioni, oscillazioni climatiche continue. Queste oscillazioni climatiche portano anche a delle oscillazioni dei livelli dei mari e degli oceani che si alzano e che si abbassano. Quelle coste che vedete lì sono le coste dei picchi glaciali. Quando c'era il picco glaciale, il ghiaccio assorbiva molta acqua, il livello dei mari si abbassava e quelle erano le coste in quel periodo lì. E quindi vedete per esempio che qua c'è una grande penisola che tiene dentro il Borneo, Giava e Sumatra. L'Australia era attaccata alla Nuova Guinea e alla Tasmania. Non c'era il Golfo Persico. L'Adriatico era grande la metà, la Sicilia era praticamente attaccata all'Africa, eccetera, eccetera. E soprattutto là vedete un grande ponte che univa l'Asia alle Americhe. Ok? Tenete presente questo scenario perché è questo lo scenario in cui è avvenuta la nostra l'evoluzione umana. Qui vedete una zona colorata in marroncino, questa zona qua è quella che rappresenta la prima cosiddetta grande diaspora fuori dall'Africa. E qui si capisce, spero in modo chiaro, perché il nostro cespuglio è così pieno di specie. Perché nella nostra storia, non in quella di altre forme africane che stavano in questa zona qui, la parte più umida, ok? Qui scimpanzé, gorilla, stanno tutti in questa zona qua, vedete bianca, noi siamo andati ad occupare invece la parte orientale settentrionale dell'Africa e a partire da 2 milioni di anni fa, da questa zona, sempre da questa zona, quindi Corno d'Africa, Eritrea, Etiopia, Kenya, Tanzania, tutta questa zona qui, le popolazioni del genere Homo, questo è l'Homo ergaster in particolare, cominciano a uscire, escono fuori, seguono il corridoio del Nilo, probabilmente seguono anche la costa del Mar Rosso, in alcuni casi, vi farò vedere fra poco, escono anche in questa direzione, cioè stretto di Djibouti, entrano direttamente nella penisola arabica. Fatto sta che da 2 milioni di anni fa usciamo, migriamo, cominciamo a migrare. Arrivano nel Mediterraneo, la zona del Sinai, si piegano in due tronconi, uno che va nel Mediterraneo meridionale, Nord Africa, l'altro entra in Medio Oriente, dal Medio Oriente prende tre direzioni fondamentali, una verso l'Asia, una verso il Caucaso e l'ultima piega invece verso Occidente ed entrano in Europa. E nel giro di 200.000 anni circa, quindi non immaginate che sia successo dall'oggi al domani questa cosa, è un processo lento di espansione, okay, di areale, una specie africana tipica degli altopiani dell'Etiopia viene a trovarsi distribuita in un ambiente che va dal Sudafrica, da Città del Capo, alla Spagna, al Caucaso, alla Cina e a Giava, cioè un'estensione geografica vastissima, enorme. Non era mai successo prima questa cosa, ed è un fenomeno evolutivamente significativo, e tra l'altro molto misterioso, noi non sappiamo esattamente perché abbiano fatto questa cosa, ma ormai sappiamo tracciarla con molta precisione. Fatto sta che l'evoluzione ci insegna che quando la popolazione si diframmenta così tanto, si allarga così tanto, quelli che stanno in Cina, a Giava, in Sudafrica, in Spagna, nel Caucaso, non riescono più a comunicare tra di loro, non c'è più nessun contatto fisico tra queste popolazioni, passa il tempo e si divergono sempre di più, si divaricano sempre di più, si modificano e il giorno in cui le due popolazioni dovessero mai incontrarsi e non c'è più flusso genico, cioè non c'è più la possibilità di incrocio, sono diventate specie diverse. Quindi il risultato, morale della favola, in questa mappa, vedete, si parte con una specie e si arriva alla fine di questa storia con una, due, tre, quattro specie diverse, da uno a quattro. Vedete come si forma il cespuglio? Adesso rileggetelo nella chiave dello schema di prima. Un ramo, quattro rami. È come se fosse germogliato, no? Da 1 a 4 si formano tante specie. Vai pure. Questo voglio solo far vedere un'altra sorpresa molto bella di cui discutiamo tanto adesso nel mio campo. Quelli di questa grande diaspora che arrivano in Estremo Oriente, a Giava, sono gli Homo erectus, sono quelli che poi diventano gli Homo erectus. È stato scoperto, vedete, questo è un altro Nature di dicembre dell'anno scorso, quindi meno di un anno fa, che alcuni di questi erectus che erano arrivati a Giava, nel sito di Trinille in particolare, nella valle del fiume Solo, che è una valle molto ricca di fossili, incredibilmente già 500.000 di anni fa facevano questa cosa qua,
prendevano queste conchiglie di valle, di fiume, questi molluschi di fiume molto succulenti, erano un cibo notevole, sapevano aprirli con grande destrezza, ma con uno strumento appuntito riuscivano a aprirli senza romperli, lavorando su un nervetto che faceva aprire automaticamente, molto velocemente il bivalve. Poi li assottigliavano e li appuntivano, li limavano su una superficie, quindi li trasformavano poi praticamente in lame, in coltelli affilatissimi. E questo è un segno di un'intelligenza particolare. Manipolo un oggetto perché me ne voglio cibare, ok? Sopravvivenza. Ma poi imparo che quello che mi resta lo posso trasformare in uno strumento, cioè in un'altra cosa, in un coltello. E già questo è un segno di intelligenza combinatoria interessante. Ma poi questi Erectus fanno anche un'altra cosa: su alcune conchiglie si mettono a incidere dei segni regolari a zigzag, dei segni perpendicolari, paralleli in alcuni casi, in alcuni casi a zigzag. Quindi avete il primo segno in assoluto nella storia delle scoperte scientifiche sull'evoluzione umana di un comportamento intenzionale, di uno schema astratto messo su un oggetto intenzionalmente, e non è di Homo sapiens. Prima Ermanno metteva in discussione il fatto che queste cose qua fossimo stati solo noi capaci di farle. Questa è vecchissima, mezzo milione di anni, e non è Sapiens, ma è un Homo erectus a Giada. Chiudo questa parentesi, vai pure, perché adesso la cosa si fa interessante, ci avviciniamo a Homo sapiens e all'ultima parte del mio viaggio, se avete ancora pazienza. Questa è un'altra mappa, questa è una storia che succede 800.000 anni fa, vi ricordo, quella di prima 2 milioni di anni fa, tanto tempo fa, 2 milioni di anni. Questa siamo a 800.000 anni fa, è passato un sacco di tempo, più di 1.200.000 anni. La storia si ripete, questa è una scoperta fatta 3 anni fa, questa mappa l'abbiamo appena fatta. Cosa si scopre? Si scopre che di nuovo, per la seconda volta, sempre da questa zona qua, non chiedetemi perché non sappiamo esattamente perché, è proprio sempre da lì, comunque sempre da lì, popolazioni umane diverse da quelle di prima, questo è l'Homo heidelbergensis, che nel frattempo si è evoluto in Africa, di nuovo esce fuori, la seconda diaspora, la seconda grande migrazione. E vedete che segue sostanzialmente gli stessi tracciati della precedente, arrivano nel Mediterraneo, poi seguono sostanzialmente gli stessi percorsi della grande migrazione precedente, ma con una differenza fondamentale: quelli che escono adesso la seconda volta e arrivano fuori, arrivano in Cina, in Europa, eccetera, incontrano quelli che discendevano dalla migrazione precedente, cioè arrivano lì e trovano quelli che se ne stavano lì già da più di 1 milione di anni, che erano venuti fuori la volta precedente. Si incontrano, a volte i nuovi arrivati sostituiscono i vecchi, altre volte convivono invece, per esempio in Asia probabilmente hanno convissuto. Vedete che qua in azzurro avete i siti dei nuovi arrivati, in rosso i siti dei vecchi, quindi erano anche molto vicini perché poi andavano sostanzialmente negli stessi posti, vallate fluviali, zone costiere, zone più ricche di risorse, quindi alla fine andavano ad incontrarsi anche nel Caucaso, in Medio Oriente. Il Medio Oriente, la valle del Giordano, è un luogo di convivenza di specie umane da 2 milioni di anni, perché da lì passavano tutte le migrazioni fuori dall'Africa, tutti i flussi migratori sono tutti passati dalla valle del Giordano, e l'Europa stessa è stata un territorio di popolamento, di immigrazione da 2 milioni di anni, di immigrazione di popolazioni umane. Qui la storia si ripete anche nel senso che vi dicevo prima, cioè ancora una volta quelli che sono usciti fuori non si incontrano più tra di loro e speciano, cioè danno origine a nuove specie. Da questa seconda diaspora viene fuori, per esempio, qui in Europa, questi pallini azzurri che vedete qua, sono i Neanderthal. L'uomo di Neanderthal è l'autoctono europeo, vero, cioè lui è il vero europeo perché è nato qui, è nato circa 280.000 anni fa in Europa, venendo fuori dall'Africa, cioè si è speciato, si è diversificato in Europa ed era figlio di questa seconda migrazione. Noi Homo sapiens nasciamo in Africa 200.000 anni fa, un po' dopo, e noi siamo nati anche noi qua, esattamente all'inizio, nel punto di origine di questa migrazione. Il luogo di nascita del genere Homo sono queste vallate dell'Etiopia, tra l'Eritrea meridionale, ad Ankalia e tutto l'altopiano etiopico fino al Kenya settentrionale. Quello è il punto in cui siamo nati noi, gli Homo sapiens, tra 195 e 200.000 e 205.000 anni fa. Vedete la precisione che abbiamo su queste date? C'è fornita grazie ai dati molecolari che ci danno con l'orologio molecolare dei range molto ristretti. Vai pure, questo è il Neanderthal come l'abbiamo ricostruito noi, è una specie fantastica, è il nostro cugino più stretto in assoluto, in quel cespuglio che vi ho fatto vedere prima.
Abbiamo il suo genoma completo oggi, al 100%, conosciamo più di 200 individui e stiamo facendo addirittura per la prima volta in assoluto con una specie estinta indagini di sequencing genomico su popolazioni. Quindi abbiamo adesso, prima abbiamo avuto il primo genoma completo di Neanderthal, adesso stiamo facendo un lavoro popolazionale con il DNA antico da Neanderthal, quindi lo conosciamo benissimo. E pensate che la differenza nell'appaiamento delle basi tra noi e loro è soltanto dello 0,16%, quindi era veramente un nostro cugino molto molto stretto, molto intelligente, vedete, l'abbiamo messo con gli indumenti, con i calzari, era molto ben adattato al clima europeo e ha avuto anche una discreta diffusione geografica. Vai pure, adesso vado un po' più veloce, sempre no, l'abbiamo fatto vecchio apposta perché questa non è una ricostruzione di fantasia, è una ricostruzione fatta tipo CSI, cioè con le tecniche della polizia scientifica, no? Si parte dallo scheletro, da tutti gli indizi che abbiamo di morfologici e si ricostruisce poi si ricostruiscono le fattezze. Vai pure. Per rispondere alla domanda di Ermanno, siamo stati capaci solo noi di abbellirci il corpo, di produrre sepolture con degli elementi rituali oppure di costruire strumenti musicali? Probabilmente no. Il Neanderthal, ci sono indizi crescenti del fatto che era capace di fare queste cose. Si faceva dei pendagli molto belli, usava le penne e le piume degli uccelli per abbellirsi, seppelliva in alcuni casi sporadicamente i defunti mettendoli in una posizione particolare, fetale, ritualizzata, mettendoci sopra dei fiori, e poi abbiamo trovato anche uno strumento musicale, un flauto neandertaliano, vai. Lo faceva meno di noi, ma lo faceva, e quindi questa foto era corredava un articolo molto bello di Science che si intitolava Incontri ravvicinati di tipo preistorico. Perché? Vai pure. Perché quello che si scopre, adesso avrete capito dove voglio arrivare, è adesso con la geografia, spero si capisca com'è possibile che fino a pochissimo tempo fa diverse specie umane convivessero sulla Terra. Perché erano figlie di migrazioni differenti. Questa è la risposta. Ve la faccio vedere. Questa che vedete in verde è il territorio abitato dai Neanderthal. Quindi vedete che c'erano tutta l'Europa, sul glaciale, il Medio Oriente, vedete però che arrivavano fino in Kazakistan e fino ai Monti Altai, che è quella zona lì della Siberia meridionale. Quindi un vasto territorio di distribuzione. Non sappiamo perché si sono estinti i Neanderthal, non abbiamo una risposta. Sappiamo quando si sono estinti, tra 30-35 mila anni fa, quindi pochissimo tempo fa, in Europa. Si sono estinti a Gibilterra, l'ultimo gruppo, e un altro gruppo ha resistito nel Caucaso per un po' e poi si sono estinti lì. Probabilmente però si sono estinti anche in conseguenza di questo evento che vedete rappresentato qui da queste frecce arancioni, e adesso spero abbiate capito, questa è la terza grande diaspora, la terza uscita dall'Africa. Ancora una volta, di nuovo, un'altra specie umana, partita di nuovo dal Corno d'Africa, rifà lo stesso percorso, esce fuori e di nuovo va a reincontrare quelli che erano usciti la prima volta. Questi chi sono? Avrete capito, siamo noi, no? Questo è Homo sapiens. Homo sapiens è nato in Africa 200.000 anni fa, abbiamo cominciato a uscire fuori intorno a 130-140.000 anni fa, con più ondate successive di espansione fuori dall'Africa. Risultato, quando i sapiens escono, questi siamo proprio noi, questi sono i nostri antenati diretti, quelli della nostra specie. 200.000 anni vuol dire che ci sono state circa 8.000 generazioni umane dall'origine della nostra specie a oggi. Quindi potrebbero sembrarvi tante, ma sappiate che non sono poi tante. Vuol dire che noi, ciascuno di noi, va indietro per qualche centinaio di generazioni e qualsiasi coppia tra di noi presa a caso trova un nonno. Al più tardi trova un nonno vissuto 120.000 anni fa in Africa. Tutti noi. Okay? Tutti noi abbiamo quindi un nonno in comune, perché siamo venuti fuori tutti da una piccola popolazione di sapiens uscita dall'Africa nell'ultima ondata di 60.000 anni fa, in particolare noi sapiens europei. Una curiosità, spero di poterlo dire qui a Brugherio, anzi sì, mi pare di capire qui, adesso posso dirlo, due cose anzi. Allora, qui si scopre che i veri europei sono i Neanderthal, okay? E che noi qui presenti in questa sala siamo degli immigrati in Europa, ok? Noi siamo arrivati qua, buoni ultimi, a partire da circa 42-43 mila anni fa, ok? Quindi loro erano gli autoctoni, noi siamo gli immigrati qua. La cosa che mi permetto irrispettosamente di dire è anche che siccome le mutazioni genetiche che hanno contribuito allo schiarimento della pelle in Eurasia si collocano all'incirca tra 20 e 30 mila anni fa, vuol dire che noi, qui presenti, qui,
Calderoli compreso, siamo i primi immigrati di colore in Europa. Noi siamo immigrati qua avendo ancora la pelle scura. E noi oggi italiani siamo i figli diretti di questa immigrazione, ok? Poi dopo cambiamenti climatici hanno modificato leggermente le popolazioni, ma pochissimo a livello genetico. Vai pure. Qui lo vedete un pochino più da vicino con anche le date. I verdi sono i primi popolamenti dei Sapiens, vai pure. Altra piccola storia, vai ancora, che c'è l'Hobbit, schiaccia ancora. Ecco, questo è questo signore che vedete qua sulla destra, una storia molto simpatica, ma adesso non c'è molto tempo. Voglio solo farvi vedere qualche altra piccola curiosità e poi chiudere su un tentativo di risposta alla domanda di Ermanno, cosa ci rende unici noi Sapiens. Vi dicevo prima, Sapiens arriva e incontra il Neanderthal. Quando noi abbiamo incontrato il Neanderthal c'è stato un lungo periodo di convivenza, e questo è un altro mistero, non sappiamo bene perché. Abbiamo convissuto a lungo insieme negli stessi territori, poi succede qualcosa e Homo sapiens, noi, diventiamo un pochino più invasivi demograficamente e probabilmente lo abbiamo schiacciato piano piano. Quindi noi pensiamo di avere contribuito, abbiamo contribuito noi all'estinzione del Neanderthal. Questa è un'altra storia incredibile, molto recente, 2003, su un'isola sperduta dell'Indonesia, un po' sotto sulla Sulawesi, questa è Flores, sapete quella catena di isole che vanno da Bali, Lombok, fino a Timor Est, a metà lì c'è un'isoletta che si chiama Flores, dove ci sono vicino ai draghi di Komodo, sopra l'isola di Komodo, ci sono i draghi di Komodo anche sull'isola di Flores. In una grotta che è Liang Bua, sull'isola di Flores, qualche anno fa è stata trovata questa specie umana assolutamente inaspettata, piccolissimo. L'altezza media era di 1 metro e 2-3 centimetri, quindi più piccoli dei pigmei africani. Stavano soltanto su quest'isola, qui vedete il cranio un po' ingrandito, vai pure, vai, ecco, vai ancora, qui mi sono scappate dentro ancora le animazioni, vai, basta, lì, no, fermati, lì vedete il confronto tra Sapiens e Floresiensis, una ricostruzione, questa è la chart di Nature che vi fa vedere, che il Floresiensis è una ramificazione della prima diaspora. Tornate indietro nella mappa di prima, vi ricordate? Sono usciti fuori, sono arrivati, no, dicevo loro, okay, no, vai avanti, non era un ordine per te, vai, ok, il linguaggio umano è ambivalente, vai pure avanti, ok, fermati. Qua vi ricordate l'espansione, con la prima ondata arrivano qui, no? Arrivano in questa grande penisola, vedete il Borneo, una grande penisola, arrivano qui e probabilmente questa è l'isola di Flores. Probabilmente andando di isola in isola, una piccola popolazione è riuscita a stabilizzarsi qui. Poi il mare è salito nel frattempo, non sono più riusciti ad andare né nell'isola dopo né tornare indietro. Risultato, sono rimasti bloccati lì. E sono rimasti bloccati lì 900.000 anni, che è un sacco di tempo, e hanno subito un meccanismo tipico delle isole, che è il rimpicciolimento. Sulle isole c'è una forte pressione selettiva perché specie di grossa taglia, soprattutto mammiferi a sangue caldo, quindi con un metabolismo esigente, tendono a diventare più piccole, si chiama nanismo insulare. E questo è successo anche con questa specie umana, nostra cugina molto alla lontana. E pensate che non abbiamo prove dirette, ma noi siamo quasi sicuri di averlo incontrato. Perché siamo sicuri? Perché i Sapiens arrivano in Australia circa 50.000 anni fa. E la cosa incredibile è che su quest'isola di Flores, questo omino, questo Homo floresiensis si chiama, si è estinto, pensate, 12.000 anni fa. Che è veramente niente. 12.000 anni fa vuol dire che su quell'isola lì c'erano ancora questi altri umani quando in Medio Oriente cominciava la rivoluzione agricola, non so se mi spiego. Prendete le piramidi egizie, andate indietro qualche millennio e avete una datazione in cui c'è ancora in giro per il mondo un'altra specie umana figlia di una storia completamente diversa dalla nostra. Quindi vedete, quella pluralità di rami è proprio dovuta alla grande diversità della geografia umana e dall'isolamento geografico che ha prodotto questi effetti. Siccome lui si è estinto a 12.000 e noi Sapiens siamo arrivati in Australia a 50.000, quasi sicuramente siamo passati di lì e lo abbiamo incontrato. Ma non lo abbiamo estinto, perché siamo passati molto tempo prima, quindi vuol dire che per un po' lui è riuscito a sopravvivere su quest'isola. Vai pure. Questa è un'altra brevissima storia, proprio un minuto, ma è troppo bella, non posso. Anche questa è recentissima, ne stiamo discutendo ancora molto adesso nei laboratori. Qua siamo in un altro posto nel mondo, più freddo, però dove i fossili si conservano meglio, perché il Floresiensis è recentissimo, ma siccome la grotta ha un terreno molto acido, il DNA si è deteriorato completamente, purtroppo. Quindi non abbiamo il DNA, il genoma del Floresiensis.
Qua invece è successo il contrario. Questa è la grotta di Denisova, siamo sui monti Altai, questo posto bellissimo, queste grandi vallate. Immaginatevele 60.000 anni fa, piene di rinoceronti lanosi, di mammut lanosi, con questi cacciatori che si infilavano in queste vallate e sceglievano questi ripari di roccia per dominare le vallate, no? Quindi erano molto strategici. In questo riparo di roccia, che è la grotta di Denisova, che vedete qui l'ingresso, che è in Russia, in Siberia meridionale, noi sapevamo che era stata contesa da due specie, da Sapiens e dal Neanderthal. Era una di quelle zone, come il Medio Oriente, in cui le due specie avevano convissuto insieme. In questo caso in particolare, addirittura, se l'erano passata di epoca in epoca, cioè in quella grotta lì per un certo periodo ci stavano i Sapiens, poi ci stavano i Neanderthal, poi tornavano i Sapiens, poi di nuovo i Neanderthal. Quindi qui vedete anche la prossimità strettissima che c'era fisica tra queste popolazioni umane. Allora, i russi cosa hanno fatto? Si sono messi d'accordo con Max Planck di Lipsia, sono andati nella grotta, hanno scelto uno degli strati più recenti, a 40.000 anni, si sono fatti dare il permesso di portare in laboratorio una punta di un mignolo, perché ovviamente andava deteriorata, andava polverizzata, e da quel mignolo sono riusciti a tirare fuori prima il DNA mitocondriale e poi il DNA nucleare, aspettandosi ovviamente di trovare DNA o di Sapiens o di Neanderthal, non c'erano alternative. Invece fai la prima volta, la seconda, amplificazione, di nuovo, controllo, ricontrollo, non ci credevano, quel mignolo lì aveva dentro un DNA umano che non era né di Sapiens né di Neanderthal. Sicuramente non era né dell'uno né dell'altro. Mister X. Si chiama Homo di Denisova, lo abbiamo chiamato così perché ancora non abbiamo la morfologia, quindi non ha ancora un nome linneiano completo di specie. Sappiamo che era un pochino più imparentato col Neanderthal che con noi, più vecchio di tutte e due, a 500.000 anni il suo punto di origine, e se ne stava da queste parti 40.000 anni fa. Quindi, per farla breve, in queste montagne, in queste vallate dei Monti Altai, 40.000 anni fa c'erano i Sapiens, i Neanderthal in giro, e c'era anche questo signore che si chiamava Denisova, non sappiamo bene poi che fine abbia fatto, vai pure. Qui vedete la zona, i Sapiens, i Neanderthal arrivano lì, ma da quelle parti lì c'era già della gente sui Monti Altai. Noi pensiamo che fosse un ramoscello perduto, cioè rimasto isolato in queste vallate, della seconda diaspora, quella di 800.000 anni fa, che sono rimasti bloccati lì per moltissimo tempo. Vai probabilmente dai glaciazioni e controglaciazioni. Allora adesso, facendovi rivedere il cespuglio, spero che sia chiaro perché è così cespuglioso, soprattutto da quel punto in poi, perché queste espansioni geografiche hanno frammentato le specie e quindi capite perché Homo sapiens, uscito per ultimo dall'Africa, ha potuto incontrare fisicamente e convivere fisicamente con altre specie umane. Al momento 4 ne conosciamo, ma non vi assicuro che torniamo qua fra 2 anni e ve ne presento anche una quinta, una sesta, perché è tutto ancora da tirar fuori, da scoprire. Vai pure, adesso chiudiamo una carrellata veloce. L'Italia ha avuto questa stessa storia. L'Italia è stata, la nostra penisola è fondamentale perché l'Italia è stata da sempre un luogo di passaggio da sud a nord e da est a ovest, no? Con continui flussi di migrazioni. L'Italia è un paese, che è una penisola che è stata abitata da 3 specie umane contemporaneamente. Qua vedete i siti, se vi interessa poi vi segnalo l'Atlante di Agostino, dove potete studiarveli bene. Heidelbergensis, Neanderthal e Sapiens, tutte e 3 specie umane vissute sulla nostra penisola per lunghi periodi in contemporanea. Vai pure. L'ultima domanda, proprio se mi date ancora 3 minuti, se avete ancora pazienza, perché dobbiamo rispondere a 2 cose velocemente. Che cosa? In realtà sono 2 domande con la stessa risposta, probabilmente. La prima è: perché siamo da soli qui? Cioè, diventa una domanda interessante questa. Se fino all'altro ieri eravamo così tante specie umane, perché siamo rimasti da soli? Non è così banale rispondere a questa domanda. La seconda domanda è: che cosa abbiamo noi di particolare, di unico, rispetto a tutte queste altre forme umane? Gli americani, che sono sempre molto politically correct, hanno proposto, ma io non sono tanto d'accordo, di chiamare tutte le altre forme umane diversamente sapiens. Però io la trovo una cosa disdicevole. Comunque la proposta è quella, i diversamente sapiens. Okay? Allora, che fine hanno fatto? Allora, quindi avete il Floresiensis, questo è il Neanderthal, e questo è quello che l'unica cosa che abbiamo del Denisova sono i denti, quindi non è tanto bello, ma il Denisova abbiamo soltanto i denti. Vai pure. Beh, che fine hanno fatto? La risposta è che a un certo punto arriva un signore particolare, che è un Homo sapiens, che è quello che vedete rappresentato qua. Questa è una bellissima ricostruzione che è uscita su Science, fatta con quelle tecniche che vi dicevo, vedete, di riempimento,
per cui alla fine hai questa fisionomia che è praticamente identica a quella delle popolazioni attuali africane, in particolare di alcune zone come quelle degli Asta, tanzaniani e così via. Guardate il collo come si alza, guardate quanto diventa più alta la parte verticale del collo rispetto alla parte orizzontale del palato. Questo è un dettaglio importante, si è proprio liberato, si è aperto tantissimo lo spazio della laringofaringe, quello che ospita le corde vocali, che invece in Neandertal era uno spazio molto più schiacciato, molto più sacrificato come adattamento al freddo. Vai pure. Ecco, queste sono le ultime mappe che vi faccio vedere. Di nuovo l'Africa. Ancora, guardate questa ombreggiatura marrone, questo è il punto dove sono nati gli Homo sapiens. Lo sappiamo dai dati archeologici, paleontologici e molecolari, che coincidono quasi perfettamente. Quindi siamo abbastanza sicuri. Lì è nato Homo sapiens, scende giù in Sudafrica, crea un popolamento molto importante in Sudafrica e poi vedete che comincia a uscire. Comincia a uscire in più ondate. Sapiens è stato il più migratorio di tutti, perché non è migrato una volta sola, è uscito tante volte, incessantemente. Le prime migrazioni non hanno grande successo, le successive invece sempre di più. Vai pure. Questa ve la faccio vedere un satellitare, perché l'ultima ondata dei Sapiens, anche questo lo sappiamo da dati molecolari molto forti, sono usciti da qua. Dallo stretto di Bab el-Mandeb, cioè dallo stretto di Gibuti. Questo è Gibuti, quello è lo Yemen. Nelle fasi glaciali, questo era praticamente attraversabile a piedi molto facilmente. Sono usciti di lì perché abbiamo delle somiglianze molecolari fortissime tra le due regioni. Vai pure. E quelli che escono l'ultima volta fanno queste cose qua. Fanno Chauvet in Europa, vai pure, semplicemente una carrellata. Fanno questo flauto meraviglioso che è il flauto di Vogelaart, vai pure. Queste sono le sepolture rituali di Sungir, che è una cultura nella zona russa, 200 km a est di Mosca, straordinaria. Sono tutti gli Homo sapiens usciti dall'Africa l'ultima volta, vai pure. Fanno queste chimere particolari, bellissime, questi incroci di animali diversi, dipinti e incisi, vai pure. E poi a Blombos, che è in Sudafrica, fanno questo, cioè queste placche. Questa è una placca di ocra, è il più antico oggetto simbolico mai attribuito a Homo sapiens con questi intrecci regolari ed è sudafricano. Vai pure. Qui vado veloce perché voglio solo far, vai pure, voglio solo farvi vedere un'ultima mappa perché non voglio. Vai, vai pure. Queste sono le altre forme di nuove tecnologie che nascono in Sudafrica. Vi voglio solo far vedere qual è l'ipotesi che oggi è stata confermata. Vai pure. Le punte nuove fatte in Sudafrica, sempre 70.000 anni fa. Vai pure. Questa è la zona geografica e questi sono i siti dove li abbiamo trovati, vai pure. Ecco, vi faccio solo vedere questo e poco altro. Allora, questa mappa qua vi fa vedere una cosa interessante. È la mappa dei siti dove abbiamo trovato arte, dove abbiamo trovato oggetti simbolici, intelligenza simbolica. La conosciamo benissimo dall'Europa, è piena. Ascolta, mi l'abbiamo citata all'inizio. Ma è recente. 30-32 mila anni fa con Chauvet al massimo. Qui troviamo oggetti simbolici invece a 75.000 anni fa. E adesso devo rifare questa mappa perché a Sulawesi, vi ricordate all'inizio che ve l'ho fatto vedere, a Sulawesi li troviamo a 40.000 anni fa. Allora adesso si spiegano un po' di cose. Quelli che la fanno a Sulawesi, chi sono? I casi sono due. O a Sulawesi, là in fondo, e in Europa, hanno imparato a fare tutte queste cose separati, in parallelo, gli uni da una parte e gli altri dall'altra, ma proprio le stesse, cosa molto improbabile dal punto di vista evoluzionistico, oppure, e questa è la risposta che noi pensiamo sia corretta, quelli che le fanno a Sulawesi e quelli che fanno quelle opere d'arte meravigliose in Europa sono le stesse persone. In particolare sono tutti e due discendenti da un gruppo migrato fuori dall'Africa, a partire da 60.000 anni fa. E qui abbiamo un sacco di evidenze a favore di questo, vai pure. Quindi qua vedete evidenze molecolari sul genoma mitocondriale, sul cromosoma Y e poi adesso abbiamo interi genomi sui quali possiamo fare lavori comparativi di questo tipo e ci raccontano una storia di questo tipo, un'ultima grande uscita dall'Africa 60.000 anni fa. E oggi sappiamo, dati dal mitocondriale in particolare, da alcuni haplogruppi, che sono partiti dal Sudafrica esattamente 70.000 anni fa. Vai pure. E questa è l'ultima mappa che voglio farvi vedere. Allora, qui ci sono tutte le migrazioni umane, tranne l'Australia e le Americhe, perché se volete ve le faccio vedere dopo. E che cosa si scopre sostanzialmente? Che Homo sapiens è uscito più volte dall'Africa. L'ultima volta sono usciti
70, 70 e 60 mila anni fa. E sono partiti da qua quelli che sono usciti. Sono usciti da qua, sono arrivati qua e sono usciti fuori. Diverso dalle altre volte, sono partiti da sud. Erano alcune decine di migliaia di individui, sono usciti fuori e hanno dato origine a tutti gli Homo sapiens non africani di adesso. Quindi noi europei, se qui c'è qualcuno che non ha una diretta origine africana, ma noi europei siamo tutti discendenti da questo piccolo gruppo venuto fuori dal Sudafrica. Questo è il motivo per cui i nostri genomi sono così simili, tra l'altro, così abbiamo così poca variabilità genetica fuori dall'Africa. Guarda caso, quando escono fuori questi, spariscono tutte le altre specie umane, una dopo l'altra. Neanderthal, Floresiensis, Denisova, spariscono tutti, rimaniamo da soli. Noi pensiamo che questa ultima ondata sia stata l'ondata killer, nel senso che quelli che sono usciti hanno fatto fuori tutti gli altri. Quando arrivano in Australia e nell'America fanno fuori anche una grande quantità di megafaune, cioè di altri mammiferi di grossa taglia, e quindi questa è stata l'ultima ondata che in qualche modo ha disseminato esseri umani ovunque. E guardate l'ambivalenza di questa cosa. Erano esseri umani che facevano cose meravigliose, opere d'arte fantastiche, pitture rupestri, oggetti simbolici, strumenti musicali, abbellimento del corpo, sono cose bellissime, sono le cose che ci hanno reso umani, che noi facciamo in modo sistematico. Noi abbiamo fatto queste cose in modo sistematico, le altre specie umane in modo sporadico. Noi abbiamo migrato molto più degli altri, e così rispondo alla domanda di Ermanno, cosa ci rende unici? L'essere dei migranti molto più di successo degli altri, ma pur sempre migranti, avere portato questa creatività fuori dall'Africa, ma anche distruttività, invasività. Dove arriva Homo sapiens, da questo momento in poi lascia il segno, nel senso che altri ne pagano le conseguenze. E questo è un messaggio secondo me interessante di tutte queste storie, no? La specie umana è una specie ambivalente nel suo comportamento, se la guardiamo da un punto di vista evoluzionistico. Straordinario successo demografico, grandissime capacità di adattamento, grande flessibilità adattativa, ma anche grande invasività. Dove arriva Homo sapiens c'è poco posto per gli altri. E sicuramente, quando siamo arrivati noi, non c'è stato più posto per tutti gli altri diversamente sapiens, come abbiamo detto. Ian Tattersall l'ha detto in un modo abbastanza poetico, ha detto, abbiamo capito che ci sono stati tanti modi di essere umani e che il nostro è solo uno fra gli altri. Ma perché ha vinto, dice Tattersall? Perché noi avevamo un'arma segreta, che è l'arma segreta che ci siamo portati fuori dall'Africa, che è questa straordinaria creatività, questa straordinaria capacità di immaginare altri mondi, che noi pensiamo sia associata al linguaggio, cioè la capacità di articolare parola, come ho fatto io questa sera, spero non troppo a lungo, e lascio a voi la parola. Penso che staremo qui anche più a lungo, insomma è stato talmente interessante. Si è dato disponibile a uno spazio di interazione col pubblico, per cui chi vuole fare domande ce lo segnali, ne raccogliamo due o tre alla volta, segnalate alzando la mano. Prego. Questa è una bella domanda, perché il linguaggio non lascia fossili, le parole non lasciano fossili, quindi noi abbiamo solo evidenze indirette del linguaggio. Allora, per farla breve, il modello che oggi noi usiamo è un po' questo. Il linguaggio umano ha avuto una lenta evoluzione nelle sue prerequisiti anatomici, quindi la conformazione della gola, l'abbassamento dello spazio da laringofaringeo è iniziato tempo prima e raggiunge un massimo con Homo sapiens. E poi altre configurazioni di tipo neurale si sono sviluppate in altre specie umane molto antiche. Pensiamo all'incirca intorno alla metà dell'evoluzione del genere Homo, quindi a partire da un milione di anni fa all'incirca, si cominciano a vedere questi segni. L'osso ioide che citava prima Ermanno, un altro dato interessante, è questo ossicino, l'unico ossicino che è dissociato da altri, sta qua sotto ed è fondamentale nell'articolazione del palato. Il Neanderthal ce l'aveva molto simile al nostro, mentre a parte Sapiens e Neanderthal tutti gli altri ce l'avevano molto più rudimentale, quindi meno capace di articolazione. Quindi, come dire, è stata una sorta di implementazione di tanti pezzi diversi. Noi oggi non pensiamo che il linguaggio sia un unico tratto,
ma è stata una combinazione di tante cose diverse. Apertura dello spazio delle corde vocali, cambiamento neurale, cambiamento dell'osso ioide e poi naturalmente l'aspetto ecologico e popolazionale, cioè l'aspetto sociale che ha fatto la pressione selettiva molto forte per il linguaggio. Quello che noi pensiamo è che il linguaggio articolato come lo stiamo usando noi si sia avuto soltanto in Sapiens. Il Neanderthal ce l'aveva, come diceva giustamente Ermanno, ma un pochino meno articolato del nostro. Per esempio faceva più fatica a pronunciare le gutturali, un paio di vocali, insomma era un pochino più limitato del nostro, però aveva capacità di linguaggio, semi-articolato, quasi articolato. Allora, visto che questa creatività comportamentale, sociale e umana emerge con l'ultima ondata, noi pensiamo che tutto questo lento processo di combinazione abbia raggiunto il suo picco, il suo massimo, in questa popolazione di Sapiens sudafricana. E questa è l'ipotesi che noi stiamo oggi portando avanti. Perché non abbiamo molte altre alternative per spiegare questa differenza comportamentale che tu vedi nei Sapiens dell'ultima ondata che è uscita fuori. Proprio sono altri completamente diversi come comportamento rispetto anche ai Sapiens precedenti. L'anatomia è la stessa, quindi pensiamo che sia successo qualcosa nel linguaggio e nelle capacità cognitive, sostanzialmente. Quindi una sorta di rivoluzione culturale, non biologica, e non esclusivamente biologica. Sì. Grazie. Prego. Volevo fare questa domanda. In merito all'albero di Darwin, il punto 1 da cui sarebbe nato tutto, oggi la scienza cosa è in grado di dire e di definire quel punto 1? Seconda domanda, qual è l'indice di affidabilità delle misure che il mondo scientifico fa? Cioè quando uno dice 2 milioni e 300 mila anni, che è un numero altissimo, qual è il margine di errore? Ottime domande tutte e due. Allora, sulla prima, quindi, allora, l'albero che Darwin costruisce è un albero limitato, no? Nel senso che la diversificazione degli esseri viventi è fatta di alberi, di alberi, di alberi, di alberi. Se lei mi chiede l'albero totale, cioè di tutto, perché poi se tu prendi, adesso non ho qui l'immagine, è molto bello, tutta la biodiversità, batteri, archeobatteri, eucarioti e poi con dentro piante e animali, è un grande albero, il più grande di tutti. Alla base di quello cosa c'è? La risposta è che non lo sappiamo, perché non abbiamo mai scoperto, come dire, il last common ancestor, universal common ancestor. Allora, il dato più sicuro che abbiamo, noi conosciamo organismi unicellulari che hanno 3,75 miliardi di anni, quindi pensiamo che il momento in cui è partito tutto è tra 3,75, 3,8 e 3,9, tantissimo tempo, miliardi ho detto, tantissimo tempo fa, e fra l'altro non tanto tempo dopo che la Terra è diventata ospitale per questi organismi, quindi sembra essere partita abbastanza subito, abbastanza rapidamente sul nostro pianeta la Terra. Non sappiamo nemmeno se questo antenato comune è uno solo o più di uno, non è escluso che possano essere più di uno. L'ipotesi per il modello, secondo un articolo che è uscito su Science 3 anni fa, più probabile è che sia stato uno solo. Ci sono molte evidenze del fatto che sia partito, o quantomeno può essere anche partita tante volte, ma tutti quelli che sono venuti fuori soltanto da un ceppo fondamentale. Dopodiché, a parte questo, tutto il resto sono ipotesi e speculazioni. Questi sono i dati su cui siamo sicuri. Sulle datazioni, allora il range di errore si sta assottigliando tantissimo, perché abbiamo imparato a fare una cosa, a fare convergere metodi di datazione diversi. Quindi lei prende datazioni assolute, datazioni relative, quindi relative alle faune, con metodi fisica nucleare e termoluminescenza diversi, li metti tutti insieme e noi usiamo come datazione soltanto l'intersezione che va bene per tutti questi metodi di datazione, cioè la parte che coincide. E alla fine hai un range, se una datazione è sui 2 milioni di anni, hai un range di qualche decina di migliaia di anni, che non è male sostanzialmente, perché dipende ovviamente dalla proporzione degli anni. Grazie, prego. Altre domande? Attenda il microfono, che stiamo anche registrando la serata. In una trasmissione di divulgazione scientifica di qualche anno fa targata Angela si parlava di horrorin. Lei non l'ha citato perché è precedente agli australopitechi? Prima domanda. Seconda, che ruolo ha avuto l'addomesticamento del cane? È stato proprio soltanto di Sapiens? Ha avuto un ruolo nella vittoria nei confronti dei Neanderthal? Che ruolo
c'è stato nel rapporto con le altre specie e con l'agricoltura, solo Sapiens ha inventato l'agricoltura o c'è qualche esempio di altre specie umane che in qualche modo hanno allevato o coltivato? Grazie. Allora, sull'ororin non l'ho citato perché nel cespuglio che vi ho fatto vedere è praticamente la seconda come anzianità giù in basso, quindi sono quei primissimi germogli che vedete all'inizio. Non siamo nemmeno sicuri che siano già degli ominini, cioè la nostra sottofamiglia, per cui non ho detto nulla anche perché i dati sono molto scarsi, sono proprio dei frammenti fossili provenienti dalla zona di Tugen, Kenya, che poi in realtà era una popolazione del Kenya che poi scendeva anche un po' giù verso la Tanzania e Malawi. Possiamo soltanto dire che aveva iniziato il processo del diventare bipede, che quindi aveva un femore abbastanza ben allineato, quindi aveva iniziato quella fase ibrida in cui erano principalmente arrampicatori ma già capaci di spostarsi sugli spazi aperti. Però a parte questo non sappiamo praticamente nient'altro e ripeto, non siamo nemmeno sicuri che possa già fare parte della nostra famiglia. Quindi l'ho citato come inizio del bipedismo che ha avuto tante varie forme, tra le quali anche l'ororin e altre tre o quattro in questa fase iniziale di sperimentazione. Del cane e dell'agricoltura, li metto insieme. Allora, sulla domesticazione del cane, il dato che avevamo fino a qualche tempo fa, non molto preciso, era che doveva essere all'incirca avvenuta con i cacciatori raccoglitori mesolitici, quindi diciamo abbastanza vicino nel tempo. Oggi ci sono dati molecolari che dicono invece che probabilmente è stata un pochino più antica e potrebbe risalire addirittura 50-60 mila anni fa, il che vuol dire che fa parte di quell'armamentario, di quell'equipaggiamento che avevano i Sapiens quando sono usciti dall'Africa l'ultima volta. E sicuramente ci ha dato un grande vantaggio perché sappiamo che tutti i cani attuali vengono fuori dal lupo grigio medio orientale e hanno avuto probabilmente un'origine unica e poi si sono diversificati tantissimo, soprattutto seguendo l'Eurasia, le fasce latitudinali in Eurasia. Quindi è stato ovviamente in termini di difesa e di coesione del gruppo un grandissimo vantaggio. Sul Neolitico anche lì abbiamo delle novità interessanti perché, e qui non voglio sconvolgere tutto, ma ok, la storia che abbiamo sempre detto, fine dell'ultima glaciazione, quindi siamo a 11.500 anni fa, inizia in varie parti del mondo la domesticazione di piante e animali. Medio Oriente, in mezzaluna fertile, in Cina, in Africa, nelle Americhe, ok. Quello che noi sappiamo oggi però per certo è che tutto ciò è stato preceduto da un lungo periodo di tentativi ed errori. Abbiamo scoperto per esempio che in diverse parti dell'Eurasia già 33-34 mila anni fa, quindi un sacco di tempo prima, gli esseri umani erano capaci di produrre farina, per esempio, farina di tifa, che è una pianta lacustre che ti permette di ottenere amidi da una parte, e ci facevano delle gallette, abbiamo trovato le macine, i pestelli e tracce di questa farina di tifa. Quindi vuol dire che avevano già tentato tante volte di selezionare una pianta, manipolarla. Non è proprio già una domesticazione, però è ciò che precede la domesticazione, cioè è la selezione della pianta e la sua trasformazione per avere un cibo in caso di scarsità, in caso di imprevedibilità di scarsità di cibo. Una cosa bellissima che è uscita recentemente, il Neanderthal in Spagna, in tre siti spagnoli, abbiamo trovato nei suoi denti camomilla e altre erbe che non avevano una funzione nutrizionale, quindi di cui lui non poteva cibarsi e che avevano anche un cattivo sapore. Cosa vuol dire questo? Che Neanderthal aveva capito queste piante avevano un effetto lenitivo, curativo, e quindi si curava con camomilla e con altre tre piante, Achillee, che aveva imparato ad utilizzare per esempio, disinfettarsi le gengive, mettendole dentro nel cibo. Insomma, è una scoperta notevole perché il Neanderthal addirittura aveva iniziato a selezionare le piante per fini curativi, come poi faranno i Sapiens nello stesso periodo. Domanda molto meno tecnica. Come mai, quali possono essere state le cause che hanno portato l'Homo sapiens a espandersi in tutto il mondo, mentre tutte le altre specie africane sono rimaste lì? Una domanda banale. Ma era la domanda che vi avevo chiesto di non fare perché non sappiamo rispondere a questa domanda. È quello che stiamo cercando di capire adesso. Perché le australopitecine e tutte le altre forme rimangono sostanzialmente stanziali, anche se con buone espansioni di areale, ma sempre in Africa. E invece, da 2 milioni di anni fa, questi del genere Homo continuano a uscire.
Quindi la prima risposta è che non lo sappiamo, se però le interessa le dico qual è l'ipotesi più accreditata. L'ipotesi più accreditata punta sul clima. Noi pensiamo che il clima possa essere stato il colpevole, nel senso che il clima cambia esattamente nel periodo in cui iniziano le migrazioni fuori dall'Africa. Com'è che cambia? Inizia a oscillare. Oscillando il clima tu hai anche spostamenti delle fasce di vegetazione e soprattutto il Sahara è stato fondamentale, perché il Sahara da quel momento in poi inizia ad avere delle fasi verdi e delle fasi desertiche. Fasi verdi e fasi desertiche. E noi pensiamo che nelle fasi verdi attirasse verso nord le popolazioni umane, perché era una zona molto ricca, queste vallate fluviali nel Sahara che si vedono anche dal satellite, erano ricchissime, portavano su predatori e prede, nelle momenti invece di desertici le respingevano fuori verso le coste. Noi pensiamo che il Sahara abbia fatto da polmone praticamente, tirando fuori più volte le popolazioni dall'Africa e poi spingendole verso il Mediterraneo e verso il Medio Oriente. Solo vi faccio notare una cosa che è incredibile. Non c'è una ragione geografica di fondo, però è una coincidenza incredibile. I flussi migratori attuali sono dalla fascia subsahariana, attraversare il Sahara, arrivare al Mediterraneo e Medio Oriente e poi entrare in Europa. Sono esattamente gli stessi tracciati geografici che noi da 2 milioni di anni stiamo facendo. Prego. Delle 4-5 specie di Homo sapiens, alla fine rimaniamo solo noi. In una delle diapositive c'era scritto, in fondo, convivenza, costituzione, punto interrogativo, ibridazione. La domanda è, quando non avevo i capelli bianchi, mi è stato insegnato all'università che due individui appartenenti alla stessa specie, incrociandosi, danno luogo a prole fertile. Come sarebbe possibile allora un'ibridazione? Due infertile, se sono di due specie diverse, è una prole sterile, come il mulo, come il cavallo e l'asino. Esatto. Ora, ho letto che una minima parte di geni neandertaliani sono in Nordica. Questo è chiaro? Rende chiaro che l'ibridazione c'è stata. Com'è possibile? Eh sì, questa è una bellissima domanda. La ringrazio perché non ho fatto in tempo a parlare, ma è una bella storia affascinante. Perché da quando abbiamo imparato a usare il DNA antico, a tirar fuori il DNA antico, ormai lo facciamo da ossa che hanno anche 200.000 anni, anche 300.000 anni, abbiamo avuto il genoma completo del Neanderthal e ci aspettavamo quello che lei stava dicendo, è quello che abbiamo tutti studiato all'università, e cioè che Sapiens e Neanderthal erano due specie distinte, quindi c'era una barriera ecologica e una barriera genetica. E nel caso in cui un sapiens si fosse accoppiato, si fosse incrociato con un Neanderthal, se mai fosse stato capace di produrre un cucciolo, quel cucciolo avrebbe dovuto essere sterile, come nel caso del cavallo e dell'asino che fanno il mulo e il bardotto, che nella stragrande maggioranza dei casi sono sterili. Quindi vuol dire che tra asino e cavallo i geni non si scambiano, l'uno non può passare nell'altra specie. Nel tentativo di confermare questo è molto bello, tipico del metodo scientifico, Svante Pebo, che è il capo del dipartimento di Lipsia del Max Planck, voleva esattamente confermare questo. Nel confermare questo ha trovato una disconferma, cioè una prova contraria, cioè ha fatto una mappatura, un confronto tra i genomi di Neanderthal diversi in varie regioni del mondo, dell'Europa, dell'Eurasia, e di sapiens provenienti da diverse parti, da tutto il mondo, dall'Africa, dall'Europa, dall'Asia, eccetera, e ha scoperto un dato inaspettato, cioè tutti, diciamolo correttamente, tutti i sapiens attuali, noi, di adesso, non africani, quindi esclusi tutti gli africani, abbiamo nel nostro genoma una percentuale che va dal 2 al 4% di sequenze che sono tipicamente neandertaliane, hanno proprio le marcature neandertaliane. Perché? Come diavolo ci sono finite lì? E perché gli africani non ce le hanno? Una ipotesi, la più accreditata che abbiamo, è che questa cosa sia successa perché quando i sapiens sono usciti, hanno incontrato i Neanderthal in Medio Oriente, soprattutto, e poi in Europa, c'è stata ibridazione, cioè c'è stato un mix genetico, cioè facevano figli e questi figli erano poi a loro volta fertili, quindi davano poi inizio a una generazione successiva di ibridi. Questa cosa non è durata tanto, perché poi la traccia genetica si diluisce nel corso degli spostamenti dei sapiens, però potrebbe esserci stato questo incontro ravvicinato, molto ravvicinato, tra coppie miste di sapiens e Neanderthal.
Perché non li trovi in Africa? Perché gli africani sono discendenti di quelli che non sono usciti e non hanno incontrato i Neanderthal. E quindi in Africa non trovi quella traccia neandertaliana. Quindi questa è l'ipotesi che abbiamo oggi più accreditata per spiegare questo dato. Che è confermato da un altro fatto, ci sono tracce addirittura di DNA di Denisova, di quell'altra che vi ho fatto vedere, in alcune popolazioni asiatiche, tibetane e melanesiane. Quindi, secondo Nature, l'ultimo Nature che è uscito, non è da escludere che il genoma umano, in diverse regioni del globo, si porti dietro delle tracce genetiche di altre specie umane, di ibridazione con altre specie umane. Solo una cosa, allora non eravamo due specie diverse, questo non è detto, perché in natura, anche nei mammiferi, tu puoi avere due popolazioni che non si incrociano mai tra di loro, per esempio di felini, ma se li fai incrociare poi danno origine a dei cuccioli, che sono gli ibridi, e che non sono sterili, ma che sono fertili. Quindi può succedere in natura, in alcuni casi, che due specie molto simili tra di loro sono già distinte, ma in alcuni casi l'accoppiamento può dare ancora origine a prole fertili. Quindi non è, biologicamente non è impossibile. Lei, professore, ha parlato di tante cose interessanti, però mi pare che non abbia dedicato soltanto una ben esigua attenzione a quello che frullasse nelle teste di questi Neanderthal e di tutte le altre e delle altre persone, sottolineo persone, di cui lei ha parlato. Io in casa ho un vecchio libro dove tra l'altro ci sono una memoria scritta da, come si chiamava, da Blanc, colui che scoprì l'uomo di Sacco Pastore. Il Blanc sottolinea la continuità, anzitutto la continuità che c'era tra il Neanderthal e il mondo e il successivo mondo mediterraneo, dicendo che l'uomo del Circeo era stato sepolto insieme con certe ossa di animale e trovava il riferimento al rito del suo vetaurio, come diavolo si chiamava, e aggiungeva anche un altro particolare, che il Neanderthal usava il rosso per il colore del lutto. E a detta del Blanc questa usanza era presente ancora nella nobiltà fiorentina del Cinquecento. Bene, tutte queste cose. E d'altra parte il Neanderthal seppelliva i morti. Non è forse il simbolo primo del passaggio dal non umano all'uomo la capacità di seppellire i morti con tutto quel che segue, con la rivelazione della religione, di un mondo metafisico, di un mondo intelligibile? Non sono queste cose ben più importanti di qualche pezzettino di DNA? Lei, probabilmente lei non sarà d'accordo affatto con me, però sono sempre riflessioni che si debbono porre, che d'altra parte anche dei naturalisti di un certo peso come il Fabre ebbero e come. Perché non devo essere d'accordo? Non vedo motivi di disaccordo, nel senso che le sepolture rituali sono un indizio fondamentale di intelligenza simbolica, sono cruciali, però noi, ognuno deve fare il suo mestiere. Dal punto di vista scientifico noi dobbiamo analizzare evidenze empiriche, frequenze di questi comportamenti e la loro collocazione geografica. Allora, le sepolture rituali in Neanderthal sono presenti, però come ho sottolineato sono molto sporadiche. Noi di Neanderthal conosciamo tantissimi siti, centinaia, conosciamo veramente tantissimo di questa specie. Non lo faceva in modo sistematico, lo faceva in modo sporadico, però lo faceva, quindi noi pensiamo che avesse le capacità cognitive di farlo e che quel rubicone verso la condizione umana Neanderthal lo avesse superato, aveva delle grandi capacità umane come nostre, di intelligenza simbolica. Non pensiamo però che ci sia un momento specifico in cui noi siamo diventati umani, è stato un processo molto complesso e la cosa secondo me interessante che scopriamo oggi è che noi non siamo diventati umani da soli, siamo diventati umani in tanti, in compagnia, è stata una storia plurale. Quindi io penso, quello che io penso al di là adesso con mia interpretazione, Neanderthal aveva un mondo interiore, un mondo simbolico, un mondo emotivo estremamente ricco, ma non dobbiamo fare l'errore di usare noi come paragone. Neanderthal aveva il suo, come dire, mondo cognitivo e probabilmente non ha trovato, come dire, la spinta selettiva, la spinta cognitiva per realizzare sepolture rituali in modo sistematico come facciamo noi sapiens. Quindi
quello che stiamo imparando oggi è di non usare più Sapiens come pietra di paragone per giudicare quanto era capace Neanderthal di fare le sue cose. Abbiamo introdotto un paradigma, se non è più corretto, che è quello della diversità, esattamente come quando studiamo gli animali e le piante. Non dobbiamo usare una come paragone per le altre. Quelle ipotesi del Blanc erano considerate un po' speculative a quel tempo, io direi che oggi, alla luce di quello che stiamo oggi, sono abbastanza plausibili. L'utilizzo dei pigmenti sul corpo è stato verificato in Neanderthal, nei maschi tra l'altro neandertaliani, perché nelle femmine i maschi si usavano dipingersi il corpo, quindi immaginiamo un significato rituale, possiamo immaginare tante cose. E, però ecco, io mi limito a darvi i dati e poi su quelle ipotesi più speculative lascio appunto al dibattito e ai saggi. Grazie. Elena, che volete? Elena, vive. Ah, ti hanno rubato la domanda. Solo una curiosità, c'è una ragione per cui l'Africa è il punto di partenza del tutto? E questa è un'ottima domanda, sì, e non è una domanda banale, nel senso che la diamo tutti per scontata, ma non è. Va spiegato anche questo. In realtà sì, ed è abbastanza simile al motivo per cui poi escono dall'Africa. Allora, i primati di quel cespuglio, vi ricordate che vi ho fatto vedere all'inizio con gli scimpanzé, gorilla, gli oranghi, prendono due strade sostanzialmente. Una strada asiatica, okay, che è rappresentata come grandi scimmie soprattutto dagli oranghi, che adesso sono purtroppo ridotti al domicilio, ma insomma una volta abitavano Borneo, Sumatra, Giava, tutta quella zona lì. E poi un grande polo di popolamento africano, che è quello originario, noi sappiamo anche questo dai dati molecolari, tutti gli ominidi, cioè le scimmie antropomorfe, sono africane. Poi si sono mosse tantissimo e sono andate ad occupare fino all'Asia. Perché l'Africa? Perché solo in Africa è successa questa cosa particolare, cioè che tu hai una zona di distribuzione di queste specie che un tempo era uniforme, prima di 10 milioni di anni fa era uniforme, con le precipitazioni che arrivavano dall'Atlantico, e avevi un'Africa molto verde fino alla sponda dell'Oceano Indiano. Mi capite? Ci siamo? Quindi un po' come succede adesso nell'Europa, dove le precipitazioni atlantiche non incontrano delle grandi barriere, giusto? E arrivano dentro il Mediterraneo e poi vanno avanti il tempo meteorologico che viviamo noi. Poi cosa succede in Africa? Succede che si crea invece una spaccatura che parte proprio dall'Eritrea e scende giù, dalla penisola arabica scende giù e arriva fino al Sudafrica, che è la grande Rift Valley, la Rift Valley. Questa spaccatura divide in due l'Africa gradualmente, a partire da 10 milioni di anni fa. La parte occidentale rimane come sempre stata, cioè estremamente umida, con la foresta equatoriale tropicale, e quindi adattamenti arboricoli molto forti, quelli che c'erano già prima, e quelli diventano gli scimpanzé e gorilla. Quelli invece che sono rimasti nella zona orientale, praticamente si vedono lentamente, non è una cosa che è successa, ma si vedono la foresta per, proprio che la perdono, non la trovano più. Si creano spazi sempre più aperti, prima praterie erbose, poi praterie secche, poi alla fine la savana dopo molto tempo. Togliamoci dall'idea del fatto che l'uomo nasce nella savana. L'uomo è nato a limitare delle foreste, le specie umane sono nate a limitare delle foreste. Noi siamo quelli che, per farla semplice, hanno dovuto cavarsela in questo ambiente a oriente che cominciava a modificarsi e ha smesso di essere forestale lentamente, e noi abbiamo sviluppato tutta una serie di adattamenti per cavarcela in questo contesto ibrido, dove la foresta ci serviva come punto di rifugio, quindi sempre vicina comunque, però lentamente abbiamo imparato a esplorare spazi aperti, vallate fluviali, le coste, e noi siamo questa storia qua. Infatti l'adattamento principe che ci ha diviso dagli altri è il bipedismo, che è un adattamento locomotorio di termoregolazione e di adattamento esattamente a questo fenomeno. Ecco perché l'Africa in particolare, non c'è nessuna ragione se non contingente, è andata così perché questa cosa è successa soltanto in Africa. Negli altri posti le grandi scimmie sono rimaste nell'ambiente in cui erano nate. Solo in Africa una piccola parte si è trovata in un ambiente che gli è cambiato sotto i piedi e lì siamo venuti fuori noi. Lo dico perché tutta questa storia che vi ho raccontato è fortemente dipendente dal contesto climatico, ecologico, geologico addirittura in questo caso. Noi siamo figli del nostro pianeta, siamo figli dell'instabilità del nostro pianeta e dei cambiamenti della superficie terrestre, non siamo al di fuori di questo sistema, siamo figli diretti di questa bellissima storia planetaria. Dobbiamo molto al fatto che il pianeta Terra è un pianeta instabile e mobile, perché noi siamo figli proprio esattamente di questa instabilità ecologica.
Elena è venuta in mente un'altra domanda. Ci manca un pezzo della storia, dici qualcosa di cosa è successo, qualcosa sul continente americano, cosa è successo lì, dove sono? Sull'America, se vai avanti ho la, qui, perché qua si vede poco, questa è la migrazione australiana. Solo un secondo, questa è molto bella perché qua con i dati, con l'incrocio, noi queste mappe le costruiamo incrociando dati molecolari, che sono molto precisi, dati archeologici, paleontologici, dati sfaunistici, insomma un sacco di dati, convergono in un modello e poi costruiamo questa cosa. Vedete che gli umani sono entrati in Australia dal corridoio delle isole della Sonda e sono entrati anche da Sulawesi, perché ho dimenticato di ricollegarlo alla fine. Quelli lì, vedete quella freccia rossa lì che arriva su Sulawesi, sono quelli che fanno quelle opere d'arte che abbiamo trovato su Nature. Se vai avanti che c'è dell'America, mi pare sia subito qui, ecco. Le Americhe è una storia anche questa molto bella, i dati sempre ottenuti in questo modo ci dicono che tutti i nativi americani di oggi vengono fuori da una migrazione che è partita tra 18 e 25 mila anni fa. Qui il dato è un po' incerto perché il dato molecolare è un po' sfaccettato perché sono entrati più volte in gruppi piccoli all'inizio. Poi però da 18 mila scendono giù lungo due corridoi, uno costiero, dove ci sono le Charlotte Islands, dove adesso c'è British Columbia, poi scendono giù, e un altro corridoio interno, che è quello del corridoio di San Lorenzo, e vedete che irrompono nelle grandi pianure, intorno a 15-16 mila anni fa, e danno origine al primo ceppo di popolamento dei nativi americani, che sono i Nadene, il gruppo Nadene, quindi, non so, i Navajo di adesso, tutte queste popolazioni. Poi se mi fai vedere quella dopo, è il proseguimento della storia, scendono giù, e questa è una storia velocissima, perché praticamente sono partiti da 18-20 mila anni fa là e arrivano in Terra del Fuoco con la cultura Yamana intorno a 12-13 mila anni fa. Quindi è stata una grande corsa. E hanno attraversato, vedete, due continenti, e a questo punto, con l'arrivo in Terra del Fuoco, pensate, sono partiti dal Sudafrica e hanno raggiunto la punta estrema del Sud America dall'altra parte. Quindi, geneticamente, i nativi americani di oggi, tutti, dagli Haida che abitano là sopra, ai Fuegini che purtroppo sono estinti, li abbiamo estinti noi, ma gli Arawak, tutte le popolazioni native dell'Amazzonia, sono tutti siberiani, sono tutti discendenti da piccoli gruppi di cacciatori siberiani che sono scesi giù 18-20 mila anni fa. E infatti anche le lingue sono strettamente imparentate con quelle dell'Asia orientale. Lingue e geni coincidono, no? Sono due dati che noi usiamo per fare queste comparazioni. Altro dato impressionante che vedi quando arrivano i sapien, li vedi scendere giù, quindi proprio nord-sud, qui ha una direttiva molto chiara, quando arrivano spariscono decine di mammiferi di grossa taglia, la tigre dente a sciabola, tutti i grandi mastodonti americani. Vedi arrivare i sapiens e spariscono questi. Perché? Perché questi grandi animali non avevano mai visto un essere umano. A differenza che in Africa e in Asia, dove c'era stato un lungo periodo di convivenza, in Australia e nell'America non aveva mai visto un bipede con la lancia e le frecce. E praticamente se li sono mangiati tutti, se li sono pappati tutti perché non avevano nessun tipo di difesa per reagire. E abbiamo estinto una grande quantità di esseri viventi. Un'ultima curiosità, se posso aggiungere, che è abbastanza impressionante per me, perché poi queste storie sono molto antiche, ma poi dal punto di vista anche medico hanno delle influenze attuali, contemporanee. Perché quando gli eurasiatici con Colombo, eccetera, arrivano nelle Americhe e c'è il famoso scambio colombiano degli agenti patogeni, no? E noi gli passiamo il morbillo, il tifo, il vaiolo, e questi fanno un genocidio letteralmente dall'altra parte. Perché questa asimmetria era dovuta proprio alle diverse convivenze avute da queste popolazioni con grandi mammiferi, e perché il sistema immunitario, in generale la variabilità genetica dei nativi americani, è più bassa rispetto a quella di tutte le altre popolazioni umane. Per esempio i gruppi sanguigni sono sbilanciati rispetto a quegli altri, hanno un gruppo zero che ha una percentuale altissima rispetto a tutti gli altri. Tutto questo è il frutto di deriva genetica, cioè il frutto del fatto che sono tutti discendenti da un piccolo gruppo di umani che sono entrati in America 20.000 anni fa. Eppure ha avuto degli effetti e ha ancora oggi degli effetti medici su queste popolazioni. Quindi vedete che queste storie antiche poi hanno anche un riflesso attuale importante. Ultima domanda. Sì, ne ho due veramente. Intanto complimenti per tutto quello che ci ha detto e per come ce l'ha detto, anche se in modo sospettosamente semplice.
Va bene, perché credo che apra più domande di quante risposte dia. Due domande, una frivola. Quando mi chiedi, una volta mi hanno chiesto che film mi porterei nella solita isola deserta, e io ho detto La Terra del Fuoco di Arnaud. Lei lo conosce, l'ha visto, pur sapendo che è una cosa abbastanza semplificante, però mi piacerebbe sapere, da uno scienziato vero, cosa ne pensa. Seconda domanda, io non riesco a immaginare, accettare tranquillamente il fatto che con gli spazi a disposizione, con queste migrazioni di popoli tutto sommato ridotte di numero, non ci sia stato spazio per tutti. Sì, prendiamo l'ultima così poi chiudi. Sì, io senza pensare alla fantascienza, ma c'è un'ipotesi scientifica su cosa ci sarà dopo il Sapiens? Questa mi mettete in difficoltà, però in realtà è collegata alle domande precedenti, no? Sul film sulla Terra Fuoca, anche a me confermo, mi è piaciuto molto quella storia, l'approccio, lo condivido pienamente. I Fuegini sono una storia bellissima. I Fuegini sono i nativi che Darwin incontrò durante il suo viaggio e sui quali lui fece le sue prime osservazioni antropologiche, non ricordo se ne parla nel film, adesso l'ho visto diverso tempo fa, ma i Fuegini furono l'incontro che Darwin fece in Terra del Fuoco, perché c'era un esperimento antropologico in corso. Il capitano del Beagle nel viaggio precedente aveva rapito 4 Fuegini, li aveva portati a Londra perché voleva dimostrare che qualsiasi essere umano portato nel centro della civiltà sarebbe diventato un buon inglese. E allora insegnano a questi Fuegini a usare le posate, a parlare inglese, li insegnano a diventare, li vestono come dei gentiluomini. Stanno qualche anno a Londra e poi Fitzroy, il capitano, prende questi Fuegini, li mette sul Beagle insieme con Darwin, li riportano giù in Terra del Fuoco con l'idea che questi poi diventano dei missionari per convincere tutti gli altri a aderire ai valori della grande civiltà britannica, dell'impero britannico. Il risultato dell'esperimento è disastroso, perché poi Darwin torna col Beagle dopo un po' di mesi in Terra del Fuoco e vede che questi sono tornati esattamente a fare la vita di prima, con le pelli di foca, il grasso di foca. Uno era stato fatto fuori perché non si fidavano più di lui dopo che era stato in Inghilterra, quindi un esito tragico. E Darwin fa delle riflessioni molto profonde e amare su questa vicenda, dice che è un esperimento assurdo, e dice che dimostra due cose allo stesso tempo: che tutti gli esseri umani sono uguali perché vengono fuori da un unico ceppo fondamentale, ma che poi le differenze culturali possono uccidere, che è una riflessione interessante. Gli Yamana, che noi abbiamo trattato così male, avevano un vocabolario, un lessico ricchissimo nella loro lingua, e adesso è estinto e non c'è più. Quindi sullo spazio e sul futuro, perché molto dipende proprio dallo spazio. È vero, ne abbiamo pensato anche noi, le densità di popolazione di questi gruppi che si spostavano erano molto basse. Stiamo parlando di gruppi fatti da circa 50 a 150 individui quando si spostavano. I Neanderthal un po' meno, i Sapiens un po' di più. Però bisogna anche calcolare il fatto che avevano una nicchia ecologica, si dice, abbastanza ristretta, cioè prediligevano luoghi e modalità di sussistenza abbastanza simili. E quindi, anche se erano pochi, però finivano comunque per trovarsi nello stesso tipo di territorio. Ambivano gli stessi ripari di roccia, avevano sviluppato dei comportamenti molto simili. E questo fa sì che, anche se erano pochi, alla fine si ritrovavano negli stessi posti e quindi si generava una competizione demografica. La cosa interessante è che per un sacco di tempo convivono benissimo tante specie umane diverse anche negli stessi territori. Poi si crea uno sbilanciamento, è questo che noi dobbiamo cercare di capire, perché non è semplice. E questo sbilanciamento, secondo noi, deriva dal fatto che i Sapiens a un certo punto acquisiscono un comportamento sociale di coordinamento del gruppo molto invasivo, cioè diventano proprio degli invasori, non sono più dei migranti che si spostano, ma diventano degli invasori, vanno ad occupare nicchie ecologiche e piano piano schiacciano tutte le altre popolazioni. Sul futuro è un po' questa la cosa, nel senso che se ne facciamo caso a quali sono stati i fattori che hanno prodotto tutta questa storia, sono lo spostamento fisico nello spazio, l'isolamento geografico, la selezione naturale nei vari ambienti che abbiamo incontrato, la deriva genetica, possiamo andare avanti a lungo. Se ci facciamo caso, ciascuno di questi fattori oggi è estremamente indebolito. La selezione naturale agisce ancora su di noi, noi abbiamo ancora mutazioni che cambiano di frequenza, però chiaramente l'igiene, la medicina, il welfare, eccetera, sono forze antiselettive, quindi tendono a ridurre il potere della selezione naturale. L'isolamento geografico non se ne parla. Ormai siamo un'unica grande popolazione promiscua
e possibilità di avere isolamenti prolungati non c'è più, deriva genetica ancor meno. Quindi come vedi, sostanzialmente i fattori che hanno prodotto questa storia oggi sono molto indeboliti e siamo una popolazione cosmopolita invasiva, perché questo è il termine tecnico degli ecologi che a me piace molto, cosmopolita invasiva, 7 miliardi e basta ormai, quindi è cambiato il gioco. Ci sono quei fattori evolutivi classici, ma ci sono altri fattori, e principalmente uno che mi piace citare, che oggi è considerato molto importante in letteratura, che è la costruzione di nicchia, cioè io ho detto che i fattori evolutivi si sono indeboliti, ma non facciamoci l'illusione di esserci emancipati dall'ambiente in cui viviamo. Il gioco è diventato semplicemente più complesso, cioè noi siamo una popolazione che modifica la nicchia ecologica alla quale poi deve adattarsi. Fate caso a questa cosa, no? Noi abbiamo inventato un sacco di strumenti che permettono di modificare l'ambiente in cui siamo, ma poi noi in quell'ambiente dobbiamo starci. Quindi il gioco è diventato bidirezionale. Noi cambiamo l'ambiente, l'ambiente retroagisce su di noi. E questa retroazione non è detto che sia sempre prevedibile e che sia sempre positiva per noi, perché la natura, la selezione naturale non guarda al futuro, non guarda al bene e al male, ma fa semplicemente gli interessi del contesto ecologico. Quindi il gioco oggi è più veloce, ma non è detto che sia meno pericoloso di quello che è stato in passato. L'idea è di non facciamoci l'illusione di poter controllare questo processo, non stiamo controllando affatto, stiamo modificando l'ambiente. Pensate soltanto al riscaldamento climatico. Il riscaldamento climatico, se lo guardiamo dal punto di vista evoluzionistico, è un solletico. La Terra ne ha già viste di tutti i colori. Ma non è un solletico se lo guardiamo dal punto di vista della nicchia ecologica alla quale noi siamo adattati. E quello invece diventa un grosso problema per noi. Questa è un po' la chiave di lettura, secondo me, interessante che gli evoluzionisti possono dare a questo tema, a questo dibattito. Grazie, grazie mille. Grazie davvero, come dicevo stiamo registrando queste serate per cui poi le metteremo a disposizione sul sito del Comune. L'appuntamento è per venerdì prossimo, ormai è diventato un'abitudine, venerdì sera cosa avete da fare? Venire agli incontri della biblioteca. Avremo un incontro interessante, cambieremo un po' prospettiva perché affronteremo una narrazione, quella biblica, di cui l'Occidente è in qualche modo figlio, per capire se è vero che è una narrazione che nega la scienza, che è una narrazione alternativa. E per fare un ragionamento su una domanda così difficile abbiamo invitato una delle più brave bibliste italiane, che è Lidia Maggi, per cui vi aspettiamo tutti venerdì prossimo. Grazie e buonanotte.